Buongiorno ai nostri telespettatori, benvenuti al nostro appuntamento di prima mattina con Sveglia Trieste. Anche oggi ci dedicheremo in primo luogo alla lettura delle previsioni meteo per la giornata odierna, guarderemo i giornali locali e nazionali e nel corso della rassegna stampa ascolteremo le previsioni del traffico in collegamento con con la sala operativa della Polizia Locale. Dalle 7.30 alle 9 avremo oggi quale ospite la parlamentare di Forza Italia Sandra Savino, mentre dalle 9 alle 9.30 Umberto Bosazzi dialogherà con la dottoressa Elena Sorini, veterinaria comportamentale. Allora, iniziamo subito con uno sguardo alla situazione meteo, secondo quanto ci riferisce il sito dell'OSMER per oggi, martedì 25 agosto. Di notte e al mattino sarà probabile cielo coperto con piogge da abbondanti a intense e locali temporali, specie sulla costa. Nel pomeriggio nuvolosità variabile con locali rovesci e qualche temporale. Dalla notte e fino al tardo pomeriggio non è esclusa qualche locale pioggia molto intensa e qualche temporale forte. Dalla sera avremo tempo più stabile, seppur nuvoloso, con bora moderata sulla costa. Per quanto riguarda le temperature sulla costa, andremo da una minima di 20-22 gradi a una massima di 23-26 gradi, mentre nelle zone interne sulla pianura dai 17 ai 19 gradi di minima ai 23-26 gradi di massima. Questo per quanto riguarda le previsioni meteo di oggi. Iniziamo a vedere le prime pagine dei quotidiani locali, cominciamo ovviamente dal Piccolo di Trieste, il cui titolo di apertura è dedicato alla situazione mondiale delle borse. Il titolo infatti è Crolla Shanghai, effetto domino sui listini. Lunedì nero in borsa, innescato da almeno 8,5% cinese, inutili le contromisure di Pechino. KO Asia ed Europa, Wall Street reagisce. Milano perde in un colpo il 6%, mai così giù dal 2008. Generali tra le blue chip sospese per un eccesso di ribasso. Al centro pagina una notizia che arriva dal mare della Croazia. C'è stato uno scontro fra gommoni e un italiano è morto a Lussinpiccolo, un italiano di 68 anni, residente in provincia di Milano. Il fatto è accaduto sabato nelle acque di fronte a Punta Madonna sull'isola di Lussino a causa dello scontro in mare con un altro gommone, anche quest'ultimo condotto da un italiano. Ignote le cause del violento impatto. Titoli di spalla, un primo titolo che farà certamente aprirà un aspro dibattito per quanto riguarda le riforme nella nostra regione. Nasce bilingue il supercomune Trieste-Carso. L'UTI Giuliana, cioè l'Unione Territoriale Intercomunale, e il supercomune che appunto unirà Trieste e i municipi del Carso, sarà bilingue. Per quanto riguarda, c'è un trasloco di 16 antichi mobili di Massimiliano che vanno a San Giusto. Mentre per quanto riguarda l'episodio che si è verificato l'altro ieri con le scritte razziste sul muro della Caritas, è scattata l'indagine anche se il giornale scrive che le telecamere erano oscurate, sono state oscurate. Questo per quanto riguarda la prima pagina del Piccolo che dedica anche un titolo con una foto in alto sotto la testata all'emergenza migranti, la marea umana dai Balcani si sta spostando in Serbia, vertice Merkel-Hollande su questa grave evoluzione della migrazione verso l'Europa occidentale. Lasciamo per un attimo il Piccolo, andiamo a vedere l'altro quotidiano della regione, il Messaggero Veneto, giornale di Udine, il quale invece dà più spazio nel suo titolo di apertura al problema appunto dei migranti e dei profughi, dedicandolo appunto, scrivendo Profughi, emergenza Balcani. Idem, il Partito Democratico della Regione, noi avevamo denunciato da tempo questa drammatica situazione.
mentre Udine si candida a ospitare un centro per smaltire le pratiche e la Lega ovviamente va all'attacco. Una notizia che riguarda in particolare Udine, matrimoni sempre più fragili, nel 2015 si sono separate 147 coppie udinesi, approfittando della legge che consente il cosiddetto divorzio breve, dirsi addio in 7 mesi, il boom dei divorzi lampo. Altre notizie che a Treviso è morta un'ex guardia forestale, un sottufficiale colto da malore durante un'escursione, casomai approfondiremo più tardi questo articolo. Questo per quanto riguarda il Messaggero Veneto. Diamo uno sguardo al Corriere della Sera, un quotidiano nazionale, che dedica anche lui, anch'esso, la titolo di apertura all'economia, al crollo delle borse di ieri. Cina, la grande paura sulle borse, crolla Shanghai, cadono gli altri mercati, Wall Street arriva a cedere 1.000 punti e chiude a meno 3,56%. Bruciati 400 miliardi, il giorno peggiore dal fallimento Lehman Brothers del 2008. Milano giù del 6%. Sempre tema migrazione, un vertice con Hollande, Merkel e i profughi, non accettiamo ritardi dall'Italia. I due leader europei fanno fretta al nostro paese, i profughi vanno registrati. Le migrazioni non si fermano, davanti a tempeste e fili spinati, indicano i fragili confini dell'Europa. Il nostro Marò ancora trattenuto in India, il tribunale di Amburgo ha emesso la sentenza, girone non torna, ma l'India perde il processo ai Marò. Vittoria a metà per l'Italia, il tribunale del mare di Amburgo accoglie la richiesta di Roma, sui due militari deciderà un arbitrato internazionale. Bocciata però la richiesta di Roma per liberarli. Il ministro Gentiloni afferma comunque un risultato utile. Da New Delhi invece il commento: noi penalizzati. La strategia dell'avvocato che difende gli italiani, la Farnesina non molla, al nuovo tribunale è stata inviata la richiesta di rimpatrio per girone, l'incognita dei tempi che però rimangono lunghi. Questo per quanto riguarda i titoli principali sul Corriere della Sera. Torniamo allora a guardare il piccolo di Trieste e passiamo a pagina 2, sempre dedicato a lunedì nero sui mercati, l'articolo di apertura. Ma questa sembra la fine del mondo, il titolo, l'incredulità dei piccoli investitori alla borsa di Shanghai che hanno visto dissolversi i loro guadagni in poche ore. Questa le accuse ai politici, un'altra emergenza dopo la tragedia di Tianjin, la crisi della borsa che ieri ha toccato i livelli più bassi degli ultimi 7 anni, sta distruggendo la classe media e in futuro distruggerà il piccolo commercio, secondo Xu Wenming, uno dei tanti cittadini cinesi che hanno osservato increduli il dissolversi dei loro guadagni. Sembra la fine del mondo, ha affermato un altro, Pan Chong, che ha perso 12.000 euro. Pochi delle migliaia di cinesi intervenuti su internet sono ottimisti come Lao Wai, che invita gli investitori a non perdersi d'animo, dicendosi fiducioso che lo shock durerà qualche giorno, poi ci sarà il rimbalzo. Non può mancare chi tira in ballo gli Stati Uniti. Per me la colpa è del rialzo del tasso di interesse americano, che in realtà però non c'è stato, scrive Li Hai. Il mondo ufficiale tace e l'agenzia Nuova Cina, che tutti i media strettamente controllati dalla censura aspettavano per sapere cosa dire e cosa non dire, ha fatto passare quasi 3 ore dalla chiusura del mercato di Shanghai a Shenzhen per diffondere un pezzo nel quale sostiene che le quotazioni sono crollate nonostante gli interventi del governo come l'immissione di liquidità e le restrizioni alle vendite di azioni.
Per i dirigenti politici cinesi il disastro in borsa arriva nel momento meno adatto, mentre ancora viva in tutto il paese l'emozione per la tragedia di Tianjin, dove oltre 100 persone sono morte nell'esplosione di un magazzino nel quale erano custoditi illegalmente composti chimici velenosi. Questo per quanto riguarda la situazione in Cina. Proseguiamo a sfogliare il giornale, che continua con un resoconto appunto sulla giornata nelle borse mondiali di ieri, rivolgendo la sua attenzione ovviamente anche alle borse europee. Il tsunami finanziario travolge le borse da Pechino agli Stati Uniti, il panico è partito dalle piazze asiatiche, appunto, poi il contagio. Milano, come abbiamo visto, cede il 6%, peggior risultato da novembre 2011. L'Uninidero del Dragone è costato 411 miliardi e sarebbe potuto andare anche peggio per Wall Street dopo un'apertura delle contrattazioni molto negativa, con l'indice principale in calo di 1000 punti pari al 6,5%, non avesse risalito la china poco alla volta, chiudendo con una perdita del 3,55%. La più colpita è stata sicuramente l'Europa, con l'indice Stoxx 600, che fotografa l'andamento dei principali titoli quotati sui listini del vecchio continente, che ha ceduto il 5,39%, che equivale appunto a 411 miliardi di euro di capitalizzazione bruciati nella sola seduta di lunedì, cioè di ieri, che si sommano ai precedenti 2.400 miliardi andati persi dallo scorso 10 agosto, quando è iniziato a diffondersi il timore di una nuova crisi globale causata questa volta dal rallentamento cinese. La cronaca di lunedì nero è iniziata prestissimo, quando prima dell'alba si è materializzato il panico sui mercati asiatici, che hanno registrato il peggior calo degli ultimi 4 anni. L'indice di riferimento della regione, l'Asia Pacific Index, ha perso il 4,9%, la flessione più consistente da agosto 2011, mentre Shanghai, che ha perso l'8,8%, non subiva un tale scossone dal 2007, trascinando nel rosso sia Hong Kong con una perdita del 5,62% e Tokyo che perde il 4,61%. A nulla sono valsi gli interventi decisi nel weekend dal governo e dalla Banca Centrale Cinese. L'autorizzazione ai fondi pensione a investire sin dal 30% del loro patrimonio in borsa e la prossima riduzione dei parametri patrimoniali per le banche vengono letti in senso ancora più negativo, come mosse disperate di fronte alla crisi borsistica che sta quasi dimezzando il valore dei listini di Shanghai e Shenzhen. Proprio ieri General Motors e Volkswagen hanno ridotto per la prima volta la loro produzione in Cina. Nei primi 6 mesi dell'anno il tasso di utilizzazione delle 23 maggiori fabbriche automobilistiche straniere è sceso per la prima volta sotto il 100%, al 94,3% dal 107,4% dello stesso periodo dello scorso anno. Il segno della gravità del contagio è arrivata però dall'India. La borsa ha registrato un tonfo del 5,94%, il peggior risultato da 7 anni, mentre la rupia ha toccato un nuovo minimo da 2 anni a 66,49 nei confronti del dollaro. E il governatore della Reserve Bank of India ha detto che la banca centrale non esiterà a utilizzare le riserve per frenare la caduta della valuta. Questo per un resoconto della giornata nera di ieri in borsa. Abbiamo letto prima che c'è stata anche una sospensione di alcuni titoli azionari, fra cui le generali. Piazza Affari ha dovuto fronteggiare ieri una situazione di vendite generalizzate che ha colpito per la prima volta e senza distinzioni tutti i big del listino. L'ondata di panic selling proveniente dalla Cina ha costretto alla sospensione in asta di volatilità di oltre metà del listino principale. Lo stop è scattato tra gli altri titoli per FCA, Intesa, Eni, Unicredit, Generali e MPS. Non si ricorda una giornata così piena di tensione per le blue chips della borsa milanese. Pioggia di vendite sui bancari, con il Monte dei Paschi di Siena a meno 7,7%, Intesa San Paolo a meno 6,14% e Unicredit Biper meno 6,8%, Mediobanca meno 5,7% e Banco Popolare meno 5,67%, mentre anche le generali hanno chiuso con una perdita secca del 5,1%. L'indice FTSE 300 delle società più capitalizzate è precipitato a livelli che non si registravano dall'autunno del 2007, quando esplose la crisi dei mutui.
continuiamo a sfogliare il nostro quotidiano, sempre sui mercati, un'intervista a Innocenzo Cipolletta, l'Europa impari a crescere da sola, Pechino deve ridurre le spese per infrastrutture e non può sostenere lo sviluppo all'infinito. Abbiamo visto appunto che i colossi dell'auto rallentano la produzione in Cina, nel paese. Torniamo al problema, all'emergenza immigrazione, profughi, Merkel rimprovera l'Italia. Vertice a Berlino con Hollande, subito i centri di registrazione, tensione a Milano durante una protesta. Germania e Francia bacchettano Italia e Grecia sull'emergenza profughi. I centri di registrazione dei migranti vanno realizzati rapidamente entro l'anno, chiedono da Berlino Angela Merkel e François Hollande, secondo i quali nell'emergenza attuale una situazione straordinaria che nessun paese può risolvere da solo. I ritardi sono inaccettabili e la Commissione europea deve premere sui paesi che non rispettano le condizioni del diritto di asilo. Si tratta della registrazione, degli standard minimi e dei centri di accoglienza e degli standard minimi sulle forniture sanitarie, ha puntualizzato la Merkel in un weekend difficilissimo in Germania a causa di gravi tumulti in Sassonia con 30 agenti feriti e panico fra i rifugiati. Merkel è alle prese con i numeri inattesi dei richiedenti asilo, oltre 800.000 quelli stimati per il 2015, e l'insofferenza di frange di popolazione innescate da populisti ed estremisti di destra. In Germania si riconosce la dignità di ogni persona e si applica il diritto di asilo, ha ribadito la Merkel. Tensione ieri anche a Bresso, alle porte di Milano, dove un centinaio di migranti ha bloccato una strada adiacente a un centro di accoglienza per chiedere più rapidità nelle pratiche di identificazione e asilo. Vogliono i documenti? Col cacchio, scusate ma è scritto così, sono ospiti a spese nostre e rompono pure le scatole, mettiamola così, io li caricherei sul primo aereo e tutti a casa loro. Questo è il commento del leader leghista Matteo Salvini su Facebook. La questura ha precisato che tra forze dell'ordine e immigrati c'è stato un breve contatto ma senza feriti. I profughi hanno fatto accorrere giornalisti verso l'ingresso come per invitarli a verificare le condizioni della struttura. Poi un'azione di alleggerimento con qualche manganellata. Nel frattempo nel canale di Sicilia prosegue il salvataggio di migranti a bordo di carrette del mare. 446 persone recuperate ieri, con Cagliari, Palermo e Messina che superano i 1.500 nuovi arrivi in un solo giorno. Nei Balcani l'emergenza si sposta invece in Serbia dopo il dietrofront della Macedonia che ha rinunciato al blocco della frontiera con la Grecia, come abbiamo visto anche ieri. Oltre 23.000 immigrati sono arrivate nelle ultime due settimane, quasi 90.000 da gennaio. Un intervento di Carlotta Sami, portavoce dell'UNHCR, scappano dalle guerre, i muri non serviranno. È una crisi epocale di rifugiati, in Italia fatti passi avanti, situazione sotto controllo, secondo appunto la portavoce dell'UNHCR. Continuiamo a sfogliare il giornale, sempre problemi migrazione, area balcanica, Serbia 23.000 profughi in sole due settimane. Il rappresentante dell'Unione Europea, ok l'efficienza degli aiuti, il commissario per le migrazioni, ma Belgrado non dovrà essere lasciata sola dalla comunità internazionale. I governi di quelle regioni, quegli stati sono preoccupati, Macedonia, Albania e Bulgaria, serve una risposta europea. Vediamo le prime righe dell'articolo. Dopo che la Macedonia ha rimosso i blocchi al confine con la Grecia, lasciando passare la mare umana, l'emergenza migranti nei Balcani si sposta appunto in Serbia, con 23.000 gli arrivi delle ultime due settimane, quasi 90.000 da gennaio. E vediamo che questa marea umana sarà difficilmente contenibile, arrestabile, ma continueranno, secondo l'articolo, appunto la massa non accenna a fermarsi e la stima è che nelle prossime 6-8 settimane giungeranno ogni giorno fra i 2 e i 3.000 rifugiati. Proseguiamo a leggere il piccolo, saltiamo queste pagine di attualità e andiamo verso, abbiamo visto prima il titolo di spalla che riguarda i Marò, una vittoria a metà, tolti molti poteri all'India,
il Tribunale del Mare di Amburgo chiede di sospendere qualsiasi iniziativa, decideranno i giudici dell'AIA, ma Girone non potrà ancora rientrare nel nostro paese. Proseguiamo a sfogliare il piccolo. Abbiamo visto una notizia dall'Istria, scontro fra gommoni, morto un italiano. Redditi, siamo nella pagina regionale, economia locale, redditi in calo, ma Trieste resta a galla. Il confronto 2008-2013 fra le province italiane vede il capoluogo fare meglio della media nazionale, ok anche il resto del Friuli Venezia Giulia. Pordenone, Udine e Gorizia rispetto a Trieste mostrano percentuali di riduzione a loro volta inferiori a quanto accade nel resto del paese. I contribuenti al top sono nel territorio triestino, il 2,22%, il calo delle dichiarazioni e il risultato marcato pari al 5,87%. Città metropolitana, il Partito Democratico fa quadrato contro i blitz romani, in particolare contro l'iniziativa del senatore Francesco Russo, che appunto in Senato ha presentato un emendamento che prevede la creazione di un'area metropolitana a Trieste. Il PD si appella al ruolo del Consiglio regionale. Scusate la pagina, eccola qua, e così si afferma come lo stesso assessore competente Paolo Panontin, e il nuovo centrodestra con la sua mozione contro appunto la creazione dell'area metropolitana a Trieste rinfocola il dibattito attorno all'assetto istituzionale del Friuli Venezia Giulia. Il capogruppo Alessandro Colautti vorrebbe rimettere all'aula l'intera questione, ma è proprio l'assessore per primo a intervenire precisando il compito della regione. Il percorso intrapreso da me e dalla giunta in merito alla riforma dello statuto, afferma, prevedeva la facoltà per il legislatore regionale di decidere se disciplinare o meno con successive leggi regionali l'istituzione di una o più città metropolitane. Questa possibilità, a seguito di un emendamento d'aula votato dalla quasi totalità del Consiglio regionale, ad eccezione del gruppo dei cittadini, ricorda Panontin, veniva eliminata ed il testo così emendato trasmesso al Parlamento. L'iniziativa parlamentare, cioè appunto l'emendamento di Francesco Russo, ha reintrodotto questa possibilità. Sia chiaro che non ha previsto alcuna istituzione di città metropolitana, bensì ha lasciato aperta per il legislatore la possibilità di istituirla in futuro. E passiamo oltre, continuiamo a sfogliare il giornale. Grado senza giunta, caccia al commissario, 9 consiglieri comunali hanno ufficializzato le dimissioni e quindi sancito la fine dell'era Maricchio, del sindaco espresso da Forza Italia. La regione è al lavoro per individuare un commissario. Ci fermiamo un attimo perché siamo in collegamento con la sala operativa della Polizia Locale per un aggiornamento sulla situazione del traffico stamane a Trieste. Pronto, buongiorno al maresciallo Marzotti. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Ci dica. Allora, per quanto riguarda gli aggiornamenti, al momento non abbiamo nulla di particolare da segnalare, anche se c'è stato questo forte temporale durante la notte, le prime ore della mattina, grossi problemi viabilistici non ci sono, le strade sono percorribili, l'unica cosa è prestare attenzione ai vari incroci, perché con il temporale sono saltati alcuni impianti semaforici, la Cegas è al lavoro, ma insomma prestare attenzione perché alcuni impianti sono spenti. Per il momento non avrei da aggiungere altro. Perfetto, maresciallo, la ringrazio. Ci sentiamo più tardi col prossimo collegamento. Intanto buon lavoro e buona giornata. Perfetto, anche a voi. Grazie. Torniamo alla nostra rassegna stampa. Siamo arrivati nella pagina di apertura della cronaca di Trieste, che anch'essa prende in considerazione l'assetto istituzionale della regione, con un titolo piuttosto così significativo: il supercomune Giuliano nasce bilingue. Trieste accoglie le richieste dei municipi del Carso, statuto e atto costitutivo in italiano e sloveno per la nuova UTI Giuliana, l'Unione Territoriale Intercomunale. Approfondiamo l'articolo scritto da Matteo Unterweger del Piccolo. La denominazione ufficiale è bilingue in ossequio alla comunità slovena, che in particolare è presente nei comuni dell'altipiano carsico. Unione Territoriale Intercomunale Giuliana
con la sua traduzione in sloveno, e saranno le stesse amministrazioni municipali poi ad adottare con voto del Consiglio lo statuto e l'atto costitutivo della nuova UTI in lingua italiana e, laddove previsto in base a quanto sanciscono i rispettivi statuti municipali, anche in lingua slovena. Intanto il duplice documento, approvato nella serata di ieri dalla conferenza dei sindaci di Trieste, Muggia, Dovino, Risina, Sant'Oligo della Valle, Sgrolica e Morrubino, riunite nel Palazzo Comunale di Piazza Unità, è stato redatto in entrambe le versioni. Ogni comune, il chiarimento del primo cittadino del capoluogo regionale di Roberto Cosolini, stabilirà di approvare lo statuto e l'atto costitutivo nella lingua che viene utilizzato ufficialmente nell'amministrazione. A Trieste e a Muggia è l'italiano. A Duino, Risina, Sant'Oligo, Sgrolica e Morrubino è pure in sloveno. Prosegue dunque il percorso per la creazione dei supercomuni, delle unioni territoriali intercomunali, figlie della riforma regionale degli enti locali, che porta in particolare la firma dell'assessore Paolo Panontin e che conduce a un assetto istituzionale nuovo in Friuli Venezia Giulia, una volta superate le province. Su 6 sindaci, ieri sono stati 5 i voti a favore più un'astensione, quella di Sandy Clun, rappresentante di Sant'Oligo della Valle. Una scelta dettata dal voler, da un lato, riconoscere il lavoro svolto in un clima di grande collaborazione e dall'altro dall'impegno alla coerenza dopo il mandato consigliare al favore del ricorso al TAR contro la deliberazione regionale finale sulle UTI. Diffusa in ogni caso la soddisfazione fra i 4 sindaci dei comuni carsici, è stato completato un lavoro molto buono da parte di tutti quanti, esordisce Monica Hrovatin, sindaco di Sgrolica, sia per la tutela della minoranza slovena sia per i contenuti. Confermato su una serie di tematiche, modifiche statutarie, bilanci annuali e pluriannuali, atti di programmazione, muti da attivare ed elezione del Presidente dell'Unione, il sistema della doppia maggioranza per poter arrivare al via libera ai relativi atti. Non solo i 2/3 dei voti ponderali, serviranno inoltre i sì di 4 comuni su 6. Adesso i consigli comunali hanno un mese di tempo per votare lo statuto. Così Sandy Clun di Sant'Oligo: anche se per la questione del ricorso al TAR ho dovuto astenermi e non ho accettato positivamente lo statuto come tale, ho apprezzato la disponibilità del Comune di Trieste a trovare la via giusta per mettere assieme le diverse richieste delle parti. All'inizio alcune istanze parevano insormontabili, mette in evidenza Clun, in particolare il fatto di predisporre il testo dello statuto in 2 lingue. Archiviato il primo, non semplice né scontato passo, il sindaco di Duino Aurisina, Vladimir Cuccagna, guarda già avanti e mette tutti sull'avviso. È un lavoro che parte, le difficoltà le incontreremo strada facendo. Si tratta di una buonissima intesa, è stato costruito uno statuto molto positivo, senza forti contrarietà, ma con condivisione e la capacità di capire i problemi che si ponevano. Il tema principale era la tutela della minoranza. Lo statuto doveva essere redatto e non tradotto anche in sloveno, e così l'intestazione. È l'inizio di un percorso tortuoso, conclude Cuccagna, ma si continua in questi termini e le problematiche potranno essere risolte. Ha votato a favore anche Marco Pisani, ma senza per il sindaco di Morrubino, ma senza per questo dimenticare tutte le sue perplessità sulla riforma impostata dalla Regione guidata dalla Presidente Deborah Serracchiani. Bene il lavoro concertato tra sindaci, ma evidentemente rimangono i dubbi su una legge che dimostra tutte le sue varie debolezze, ribadisce Pisani. Il sindaco di Morrubino, perché va a unire comuni in cui c'è troppa discrepanza. Territori più o meno ampi che si distinguono per caratteristiche anche produttive ed economiche, numero di residenti molto diverso, esigenze differenti. Pisani, insomma, ripropone il tema. Ho firmato anch'io, aggiunge, perché apprezzo il lavoro svolto, ma c'è da darsi da fare parecchio per affinare la legge e renderla consona alla nostra regione in virtù della presenza della minoranza slovena, aspetto che è stato totalmente non considerato nella legge stessa. Il mio è un attacco all'impianto della normativa. L'80% delle nostre funzioni resta autonomo, l'analisi di Cosolini sull'intesa, convivenza e collaborazione, la doppia denominazione è coerente. Problema della ferriera, pagina successiva della cronaca di Trieste, siamo a pagina 17, esami clinici sullo stress da ferriera.
A metà settembre partirà l'indagine su 400 abitanti di Servola. I risultati saranno confrontati con quelli di un altro rione e sarà senz'altro un dato molto interessante quello che potrà uscire da questa analisi. Sono le 7:30, devo fermarmi qui con la rassegna stampa, la riprenderemo magari nel corso della prossima ora e mezza. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e torniamo con la nostra ospite, l'onorevole Sandra Savino. A tra poco, restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta dagli studi di Tele 4. La nostra parlamentare Sandra Savino non è ancora arrivata, per cui proseguiamo a guardare il piccolo di oggi con un titolo di taglio basso, sempre nella pagina 17 del quotidiano, che annuncia un sciopero voluto dal TLT che attraverso un sindacato vicino appunto agli autonomisti, ha dichiarato l'astensione dal lavoro per domani, mercoledì. Su questo annuncio ieri abbiamo proposto un servizio nel corso del nostro telegiornale che andiamo a rivedere adesso. No, il servizio non so... Il servizio in questo momento non è ancora pronto, per cui intanto leggiamo cosa scrive il quotidiano su questo argomento. Sciopero generale dei lavoratori del Porto Franco Internazionale di Trieste. In questi termini i rappresentanti del coordinamento lavoratori portuali di Trieste hanno annunciato per domani, appunto mercoledì, la totale astensione del lavoro di tutte le categorie che operano nello scalo triestino per protestare contro l'assenza di risposte riguardanti l'applicazione dell'allegato ottavo del Trattato di pace. Dopo aver precisato e sottolineato che il coordinamento non ha finalità politiche, ma solo quelle di raccogliere le istanze di quei lavoratori che sono stufi del comportamento delle sigle sindacali confederali, Stefano Puzzer, coordinatore del coordinamento, e Loris Bortuna, che fa parte della segreteria, hanno spiegato che questo sciopero è una sconfitta, perché mai avremmo pensato di dover arrivare a questo punto. Il sistema consolidato che da anni decide le sorti del nostro porto, hanno denunciato, sta portando a una caduta verticale dei traffici mentre Capodistria è in crescita. Le autorità istituzionali italiane poi hanno insistito, non hanno interesse a occuparsi del porto di Trieste. E vediamo quindi il servizio mandato in onda ieri dal nostro telegiornale. La notizia è che nonostante continue dichiarazioni contrarie di politici locali con grande clamore di stampa, ogni azione di trasferimento al comune di aree del Porto Franco Nord di Trieste è bloccata. Un blocco, quello di cui parla l'ideologo di Trieste Libera, Paolo Parovel, determinato dall'azione di accertamento e di registrazione della proprietà attuale, come stabilita dalle norme specifiche del Trattato di Pace di Parigi del 1947. Una proprietà che gli indipendentisti, guidati da Roberto Giurastante, hanno rivendicato come propria del territorio libero di Trieste con la richiesta di intavolazione al libro fondiario. La Corte d'Appello ha già risposto in merito, decidendo di non dare seguito alla richiesta in data 16 giugno, ma Trieste Libera ne ha già presentato un'altra per contrastare la sdemanializzazione, manifestando l'intenzione di portare avanti la battaglia legale ad oltranza. Il tentativo di eliminare mezzo porto franco internazionale dal territorio libero di Trieste e di venderne le aree è una truffa colossale, e lo dico sotto mia personale responsabilità. Parovel accusa l'intera classe politica al governo, dal governatore Serracchiani, nonché numero 2 del PD, al sindaco di Trieste Cosolini, dal capogruppo della Camera del PD Rosato, al senatore Russo, non risparmiando nemmeno il costruttore Enrico Maltauro, Vittorio Sgarbi, l'attuale prefetto Garuffi, il suo predecessore Giacchetti e il commissario del porto D'Agostino. Parovel e Giurastante poi sono entrati nel merito degli obiettivi e dei perché di quella che Trieste Libera continua a definire una truffa. Quali sono gli obiettivi della truffa? Gli obiettivi della truffa sono una gigantesca speculazione immobiliare ed edilizia sull'area e il dirottamento permanente dei nuovi enormi traffici previsti sull'asse Baltico-Adriatico da Trieste sui porti della penisola italiana.
Eccoci nuovamente in diretta, è arrivata con noi l'onorevole Sandra Savino, a cui le diamo il benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ci tengo però prima ad iniziare a dialogare con la nostra ospite, che a sottolinearvi che il servizio che avete appena visto non era quello a cui mi riferivo, riguardava infatti un attacco di Trieste Libera per quanto riguarda il previsto spostamento del punto Franco Vecchio, che appunto, come avete sentito, viene definita come una truffa l'operazione di sdemanializzazione che viene portata avanti. Vi propongo quindi ancora adesso per un minuto e mezzo il servizio invece sullo sciopero annunciato per domani nel nostro porto. Arriveranno anche da Capodistria e Fiume con l'intento di paralizzare il porto di Trieste mercoledì a partire dalle 10. Uno stop che, come già evidenziato nei giorni scorsi, rischia di favorire proprio i commerci oltre confine e danneggiare la crescita del nostro scalo. Ecco forse perché tanta mobilitazione anche da Slovenia e Croazia. E lo sciopero che rischia di minare i complicati progetti di investimento previsti dall'Authority, ma soprattutto preoccupa imprenditori e spedizionieri che investono in città. Appuntamento alla Torre del Lloyd, come ha ricordato oggi il coordinamento dei lavoratori portuali, per poi sfilare sino alla prefettura e chiedere la piena applicazione dell'allegato ottavo e alcune altre soluzioni per la difficile gestione del personale nello scalo triestino. La mobilitazione, fanno sapere gli organizzatori, è dovuta alla totale assenza di risposte concrete a seguito di una serie di incontri avvenuti con l'autorità portuale. In queste ore la Torre del Lloyd si sta impegnando in una girandola di incontri per scongiurare lo stop che comporterebbe un danno economico incalcolabile per la città. Basti pensare che dei 77 spedizionieri presenti a Trieste sino a qualche anno fa, ora resistono solo in 14. Oltre confine, invece, la burocrazia snella e la tassazione di vantaggio ha visto volare il numero degli investitori in porto da 7 a oltre 70. Saccheggiato l'asset che in pochi, ne sono consapevoli, rappresenta tra dipendenti e indotto la prima azienda della nostra regione, il porto di Trieste. L'obiettivo della protesta, al contrario, dovrebbe essere proprio Roma e il suo Parlamento, che da decenni non definiscono ciò che i lavoratori portuali e imprenditori insieme aspettano da tempo per vedere decollare traffici e vantaggi per la città, ovvero quei decreti attuativi dell'allegato ottavo e il punto franco che renderebbero altre aree del porto nuovamente attrattive e vantaggiose. Lavoratori e spedizionieri insieme, dunque, non contrapposti come sembra ora a minacciare questo sciopero che costringe alla fermata l'intero porto in un momento di altissima criticità e, peggio, finirebbe per favorire i commerci della vicina Capodistria, che appunto è ben disposta a spedire qui i propri portuali per rendere corposo il corteo non condiviso nemmeno da CGL, CISL e UIL. Eccoci quindi in diretta, siamo appunto con Sandra Savino, potremo prendere spunto dal titolo di apertura del nostro quotidiano locale che, come abbiamo letto prima, informa che il supercomune Giuliano, a seguito della riunione di ieri sera presso Palazzo Cheba dei sindaci di Trieste e dei comuni minori, hanno definito che l'atto costitutivo e lo statuto intanto della nuova unione territoriale intercomunale saranno bilingui, ci nasceranno bilingui, ma non ci sarà, come ci teneva a sottolineare mi pare il sindaco di Sant'Orligo, non sarà una semplice traduzione ma proprio un atto redatto nativo, diciamo così, in lingua anche slovena, per tutelare, diciamo così, nel rispetto degli statuti dei comuni minori, la presenza, anzi la maggioranza ovviamente, della minoranza che vive in quei comuni. Però sembra che queste unioni territoriali abbiano creato così diversi problemi a livelli regionali. Il discorso l'altro giorno, la polemica con Romoli, col sindaco di Gorizia e col sindaco di Cividale, la fine anticipata della amministrazione di Grado e adesso le polemiche che evidentemente nasceranno da questa iniziativa che di fatto in qualche maniera fa sì che l'unione territoriale porterà in qualche maniera il bilinguismo anche a Trieste, che invece lo ha sempre rifiutato. Ma sì, per quanto riguarda il bilinguismo, per quanto riguarda i diritti della comunità slovena, c'è una legge che li tutela, quindi già a suo tempo erano stati previsti che nei comuni dell'altipiano, nei comuni minori, questo fosse correttamente applicato. Però non vorrei che questo titolo oggi, questa polemica, spostasse un po' l'attenzione su quello che è veramente la criticità di questa UTI.
A parte il fatto che, come sempre, c'è una grandissima confusione da parte della gestione sia del Comune che della Regione, del Partito Democratico, in virtù del fatto che stanno componendo adesso questa UTI, e dall'altra parte, contrariamente a quello che pensa il Consiglio regionale e la Presidente Serracchiani in merito, a Roma il senatore Russo fa un blitz, uno dei suoi soliti blitz, che questi blitz poi non portano proprio niente, fa questo blitz e stabilisce che Trieste diventerà città metropolitana. Quindi non è chiaro che cosa pensano di fare questi personaggi. Qua rilevo che c'è stata una aspra polemica fra me e la Grim sul discorso proprio dei comuni minori, che non abbiamo ancora capito se resteranno UTI o se diventeranno città metropolitana, però alla fine nei conti finali che cosa si stabilisce? Si stabilisce che con lo statuto che perlomeno io ho letto, che poi non so se è stato modificato perché come al solito questi passi importanti della nostra comunità non vengono condivisi con nessuno, ma la premiata ditta del Partito Democratico se li fa per conto suo. Quindi all'ultima mia lettura, il comune di Trieste, che vanta oltre 200.000 abitanti, verrà in toto governato dai comuni minori che ne contano 20.000. Perché? Perché è evidente che all'interno di questo statuto c'è un meccanismo tale che non permetterà alla città di Trieste, che naturalmente per terrore che venga ripresa dal centrodestra, non sarà in grado di governare, perché ci saranno comunque i comuni minori, chiaramente storicamente a tendenza centrosinistra, a governare anche la città. Quindi qua, come al solito, in tutte le attività che abbiamo monitorato da ormai quasi 5 anni del governo Cosolini e dei 2 anni e mezzo passati della Serracchiani, il discorso è sempre quello, il discorso è che questi se la fanno, se la misurano a loro taglia, quindi siamo sempre là. Qua abbiamo un problema, come è stato sollevato anche correttamente, di una emergenza profughi spaventosa. Basta che andiamo a fare un giro al Silos, piuttosto che in Porto Vecchio, piuttosto che dalle parti del teatro, dell'ex teatro, non so se è ancora utilizzato, Tripkovic, dove c'è questa gente che campeggia per strada, dorme per strada, dorme tra i rifiuti, gente che va, viene, torna, ciondola per città, cioè la città è ridotta in uno stato tale che l'ultimo pensiero poteva essere quella del super comune giuliano che nasce bilingue, no? Cioè, per l'amor di Dio, i diritti sono i diritti, non si discute, però da qua a impegnarsi in un argomento come questo, rispetto al fatto che c'è gente che basta fare un giro in città, basta vedere, certo, come vivono, credo che le emergenze, ma naturalmente anche qua le priorità dovrebbero essere altre, le emergenze, no, le priorità devono essere altre. Ecco, abbiamo un telespettatore in linea per una prima telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Giovanna. Buongiorno. E vi dico che voi, per sentirvi levando l'audio, devo leggervi il labiale. Come mai? Non vi dico altro. Ma insomma, no, non ha importanza, dopo alzo e vediamo cosa dite. Volevo dire alla signora, siamo veramente ridotti male qui a Trieste. Ci stanno spogliando, sono tanti anni, hanno portato via tutte le aziende di Trieste, cominciando dai cantieri, la Dreher, la Rigoni e 100.000 altre. Ci portano via lenta, ci spogliano, è come uno spogliarello, ma che non fa ridere, fa piangere, per la povera Trieste. Ora cavano anche la alabarda dal berretto dei vigili. Diranno, cioè è una sciocchezza. No, non è un principio, no? Per di levare tutte le priorità di Trieste. Va bene il bilinguismo, è certo, bisogna anche il bilinguismo, giusto, tutto giusto per gli altri, ma noi triestini saremo ridotti, che cambieranno anche il nome di Trieste. Già anni fa sul Touring Club il confine dell'Italia arrivava a Duino ed era una,
una rivista importante, il Touring Club italiano. Il confine italiano arrivava a Duino. Noi di chi siamo? Siamo figli di nessuno? Siamo gli NN dell'Italia? Povera Trieste, ridotta in queste adesso fanno sciopero al porto, giusto? Così ci guadagna Capodistria, come sempre. E andiamo avanti così. Per fortuna io sono pensionata e vivrò quel che vivrò, ma i miei figli e nipoti che prospettive hanno? Continuamente dicono bisogna andare via, bisogna andare via. Dove vanno sti ragazzi? Da gioventù, chi? Rimangono solo vecchi insempiai come me? E no, non ci resta altro che piangere. Aveva ragione nel film, non ci resta che piangere. Scusate il mio sfogo, ma penso che sia tanta verità nelle mie parole. Vi auguro una buona giornata e continuerò a guardare il labiale. Speriamo di no. Tante persone, a voi tutti. Grazie, buona giornata a lei. Tante persone ci hanno segnalato un problema di audio che però stiamo riscontrando solo in alcune zone, stiamo cercando di capire dove, se il problema è legato al segnale digitale che appunto viene che arriva nelle vostre case con le nostre immagini, con il nostro audio, o se invece è un problema tecnico qui in regia, ma non ci sembra che il problema sia residente, diciamo qui. La signora ha toccato un argomento figli e nipoti, lei se non ricordo male ha un nipotino piccolo, quindi lo stato d'animo suo ma anche di sua figlia, quindi madre del nipotino, quale è nei confronti di questo così di questa nostro territorio che sta veramente, come diceva la signora, conoscendo problematiche che forse in passato non aveva ancora provato così forti, così più, soprattutto da più lati, i migranti, l'economia, il porto, eccetera. Ma la preoccupazione è tanta, perché un po' mi rivedo nel discorso che ha fatto la signora, ed è per questo che continua un po' il mio impegno politico anche proprio per cercare di tutelare questi ragazzi, questi bambini, perché mio nipote ha 16 mesi, quindi ha una vita e un futuro davanti. Ma è essenziale innanzitutto rendersi conto da dove partiamo, no? Cioè partiamo da una situazione che comunque è drammatica, una situazione che al momento attuale non dà grosse aspettative, non dà grosse speranze per il futuro a questi ragazzi. Quindi sarebbe necessario far fronte comune per cercare di trovare delle soluzioni, per cercare di comprendere come poter aiutare questi ragazzi a non lasciare la propria città, le proprie origini, per cercare possibilità di lavoro altrove. I titoli sono sempre tanti, anche rispetto all'annunciato successo del Job Act, rispetto al fatto invece che questi contratti, questi nuovi posti di lavoro non sono nuovi, ma sono solo delle modifiche contrattuali, no? Da tempo determinato a tempo indeterminato, con comunque la possibilità di essere il contratto risolto nei primi 3 anni, quindi rispetto anche alla nuova legge sul lavoro, credo che se non riparte l'economia, se nessuno è in grado di far ripartire l'economia, non ci sarà una legge che tutela il lavoro in grado di aiutare e far trovare lavoro a questi nostri giovani. Quindi bisognerebbe partire anche dalla consapevolezza che nulla si sta facendo in questo momento proprio per riavviare l'economia. È chiaro che anche in un argomento come quello che lei in questo momento mi ha accennato, che è il discorso del porto, finché noi viviamo con l'idea, no, che il porto sia il porto di Trieste e nessuno abbia la coscienza di collaborare per lo sviluppo internazionale di questo scalo e di questa infrastruttura importante soprattutto per l'economia della regione Friuli Venezia Giulia, anche qua facciamo blitz contro blitz, però non vengono risolti nodi fondamentali per lo sviluppo di questo scalo, uno per tutti, rispetto al rigassificatore. Quindi credo che qua ci sono visioni settoriali per quanto riguardano tanti argomenti, no? Allora abbiamo questa impostazione delle UTI, della città metropolitana, del Porto Nuovo, del Porto Vecchio. Invece per poter avere un minimo di respiro bisognerebbe essere in grado di guardare il problema e la dinamica della regione
in un'unica visione, no? Quindi in un'unica visione probabilmente potrebbero esserci degli spiragli che, vista invece settorialmente, non porta niente. Infatti si tende sempre appunto a lavorare così in termini, appunto, come diceva l'onorevole Savino, settore. Sembra quasi che alle volte manchi un dialogo fra le varie componenti economiche e politiche della città. C'è stato l'altra settimana l'annuncio altisonante dell'approvazione del piano regolatore del porto a livello romano, con il via libera per quanto riguarda il Ministero dell'Ambiente e dei Beni Culturali. Però adesso tecnicamente, da un lato, il Porto Vecchio viene sdemanializzato, quindi le aree non saranno più a funzione portuale, il Porto Nuovo viene in qualche maniera rivisitato, ma non si è capito bene poi in termini pratici e di crescita del traffico. Sono un sacco di progetti: allungamento del Molo Settimo, raddoppi delle banchine, eccetera. Però se noi sciogliamo il nodo importante, che è quello che riguarda il rigassificatore. Questo è un tema che, se c'è, il discorso è di un tipo, perché se mettono questo rigassificatore è chiaro che è incompatibile la presenza del traffico, dell'aumento del traffico merci, del traffico marittimo, rispetto alla presenza del rigassificatore. Se questo non dovesse essere, allora c'è un altro tipo di ragionamento, con il potenziamento delle infrastrutture retroportuali, con una specifica valutazione e come dire, composizione, no, dell'area ex della ferriera e diciamo dove era prima l'attracco proprio della ferriera, che mi pare sia, come dire, richiesto in concessione da Arvedi. Che cosa Arvedi ha intenzione di fare rispetto allo sviluppo di quell'area? Quanto resterà industria? Quanto resterà logistica? Però questi sono tutto, allora questi titoli, questi ragionamenti non possono essere credibili se non vengono sciolti dei nodi. Io non posso dire vado a casa, faccio gnocchi di patate se non ho le patate. Cioè, allora bisogna capire che manca l'elemento di certezza fondamentale per fare un ragionamento a 360 gradi, se no parliamo di niente, parliamo un po' qua, un po', giusto per essere in campagna elettorale. Perché... Sì, infatti quella è la sensazione di tanti cittadini anche che telefonano, è quella di avere una continua campagna elettorale, perché la contrapposizione avviene su tutto a prescindere. Ciò che dice il centrodestra non va bene al centrosinistra e viceversa, ma su tutto. Si parlava ieri col presidente della settima circoscrizione, Francesco Bettio, sembra anche che il buco nella strada abbia un colore politico. Certo. Quindi di questo passo dubito che Trieste potrà fare, ma in generale tutto il paese, direi, perché la nostra situazione qui in realtà rispecchia quella che c'è poi un po' dappertutto. No? Abbiamo un telespettatore in linea. Pronto? Buongiorno. Pronto? Pronto? Sì, ci dica, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, io volevo riallacciarmi agli extracomunitari lì. Sì. Ieri ero lì a fianco della stazione, ho visto tantissimi ragazzi entrare nel Silos, però hanno tutti un bel cellulare a quanto sembra, no? Io ho un cellulare da 30 euro e poi vorrei sapere una cosa, se è vero che prendono anche 30 euro al giorno. Sì, io la ringrazio, buongiorno. Grazie a lei per aver chiamato, buona giornata. Sì, sulle cifre c'è sempre un po' di balletto sulle cifre, quanto prendono realmente. Sembrerebbe che la cifra per chi ospita i migranti sia di 35 euro al giorno a persona per sopperire a tutti i loro bisogni. E oltre a questo però ricevono appunto il telefonino, ricevono... No, allora, allora il discorso è questo. Come ho avuto modo di spiegare più volte, allora il governo gira alla prefettura dei fondi, gira questi fondi alla prefettura e poi la prefettura li a sua volta ristorna al comune e il comune garantisce a questi extracomunitari alcuni servizi. Allora il complessivo, diciamo, la cifra complessiva per persona dalla prefettura al comune è di circa 39 euro. Questi 39 euro servono per il mantenimento complessivo della persona. Quotidiano. Quindi alla persona vengono dati 2,50 euro proprio cash in mano e a nucleo familiare 7,50 euro. A questo viene aggiunta una scheda telefonica per chiamare non si sa dove e alcuni biglietti dell'autobus. Quindi loro hanno questa possibilità di muoversi, di mobilità sul trasporto pubblico locale e di fare queste telefonate. A questo si aggiunge il
la colazione, il pranzo, la cena, il cambio della biancheria, il cambio degli abiti, la pulizia del locale dove vivono, sì. Lo smaltimento dei rifiuti e quindi diciamo, sì, la gestione quotidiana della persona. Quindi questo è quello che va a... il costo, diciamo. Il costo. Quello, il punto, diciamo, quello che mi aveva un po' insospettito è di questo chiesto conto al ministro, ma il ministro naturalmente non mi ha risposto, rispetto a colazione, pranzo e cena che ha un costo, che la differenza che invece scaturiva dal fatto che questi non vanno in ristorante, si siedono e mangiano, ma questi qua, diciamo, chi si occupa di queste persone porta loro a casa, diciamo, il necessario per farsi da mangiare. Quindi c'è una differenza sostanziale tra il fare la spesa alla Coop e portare i rifornimenti piuttosto che mangiarli al ristorante, che ha un costo diverso. Quindi avevo chiesto al ministro la differenza, diciamo, tra mangiare in ristorante e fare la spesa e mangiare a casa, quella differenza dove andava, ma ancora non è dato di sapere. Certo. No. Sentiamo il prossimo telespettatore, prima però di rispondergli andremo un attimo in pubblicità. Pronto, buongiorno. Pronto? No, lo spettatore è... Pronto? Ah, eccolo qui. Buongiorno, Bruno. Sì, prego, buongiorno, ci dica. Volevo dire solamente una roba. Ieri sul Piccolo era un bellissimo articolo, mi sembra di Kozlovic, che fotografava la situazione di Trieste, che la è pietosa. Sì. Che praticamente stiamo sempre, cioè stiamo toccando il fondo e adesso scaviamo anche il fondo. La situazione di Trieste è particolare. Trieste, il territorio di Trieste, no? È inserito in una regione che non è una regione. Noi abbiamo i comuni minori che condiziona Trieste con la nuova legge, eccetera. Poi dopo che abbiamo il Friuli, Venezia, Giulia, che è contro Trieste. Quindi in regione noi abbiamo i consiglieri regionali friulani che cercano di fare gli interessi del Friule, poi dopo abbiamo i comuni minori che cercano di farsi affari sui, e Trieste, nessuno fa gli affari di Trieste e siamo a remengo. Adesso viene buttata la questione dei pro di questi migranti e tutta le televisioni parla di questo e si dimentica di questi argomenti. La signora che ha detto prima, a Trieste è stata spogliata di tutte le sue realtà industriali e adesso però viene trasformata in città turistica. Ma Trieste era la città, il porto dell'Austria-Ungheria e adesso ancora un poco veniva come il porticciolo di Barcola. Volevo parlare della signora. La signora la metà una dritta perché non ancora capì un tubo. Quei de Parovel del territorio, i conta monate russo, conta monate o galaverità russo o galaverità Parovel, il porto dei portuali che adesso domanda l'applicazione dell'articolo 8. Chi ha ragione? Questo memorandum è in vigore? Non è in vigore? È valido? Non ho capito. Il porto adesso veniva fatto speculazioni, un tocco veniva fatto residence, alberghi a 8 stelle, 9 stelle. Non so, non ho capito. Il porto di Capodistria diventa grande, grande e grosso, che mangerà anche Trieste, ma parliamo di questo, parliamo dei consiglieri di Trieste, cosa che ha fatto? Perché certo. Non viene utilizzato il porto? Perché il Trieste vive in virtù del suo porto. Non ha di essere un emporio de balcanico, la de vendere noselle o roba del genere, eccetera. Trieste era una città industriale, che aveva la fabbrica macchine, che aveva i cantieri, che aveva l'arsenale, ma era maestranze
che leggendate per il mondo, ma faceva navi che era migliori la Raffaello, ma parliamo di questo. Adesso si gioca qua la gran parte dei triestini, adesso domanda dell'amministrazione, qua cosa? Il sindaco amministra i busi del marciapiede. E nessuno che fa un volo alto, niente, e cioè un discorso economico che vale da qua a 50 anni. Il porto, la guardi, era meglio che restava gli americani qua. Se gli americani metteva una stella, come che ha fatto per le Hawaii, e faceva qua a Trieste, loro aveva il porto nel Mediterraneo, e faceva la base navale, e noi sotto, quando che erano gli americani qua a Trieste, si viveva bene. Erano 50.000 triestini che lavorava per loro. Quando che si viene l'Italia, questi 50.000 si andai in Australia. Certo, certo. Signor Bruno, grazie. Grazie per il suo intervento, lei ha toccato tanti temi. Certo, guardare al passato di Trieste fa male al cuore di tutti noi, per quello che la città era fino al 18 e poi anche negli anni successivi, perlomeno fino alla Seconda Guerra Mondiale. Però dobbiamo fare i conti con quella che è la realtà di oggi e capire, con gli strumenti che abbiamo a disposizione, come possiamo far tornare Trieste grande, diciamo così, ma soprattutto, come si diceva prima, garantire un futuro alle prossime generazioni, che non siano costrette, come tanti invece in passato, a lasciare questa bella città. Ci dobbiamo fermare per un piccolo break pubblicitario, torniamo fra qualche minuto. Grazie. Eccoci nuovamente in diretta dagli studi di Tele4, siamo sempre con l'onorevole Sandra Savino, che oggi è nostra ospite fino alle ore 9. Prima della pausa pubblicitaria un telespettatore ha fatto così una panoramica nostalgica, se vogliamo, ma realistica, di quella che era la situazione della nostra città prima, dopo la guerra, con anche il governo militare alleato. Certo, abbiamo detto, bello guardare al passato, avere nostalgia, magari prendere esempio, ma bisogna fare i conti con la realtà di oggi, e la realtà di oggi è, ad esempio, come abbiamo visto prima in apertura di rassegna stampa, un'economia globale che sta conoscendo dei seri problemi, con i mercati cinesi che hanno trascinato in forte ribasso tutte le borse europee, asiatiche e quella americana. Quindi dobbiamo muoverci in un contesto da 2015 e guardare senz'altro al passato, ma capire che i ragionamenti che possiamo fare oggi sono diversi. Di contro, come si diceva, guardando, sfogliando prima i giornali, arrivando alla pagina di apertura della cronaca di Trieste, l'onorevole Savino così criticava l'impegno, cioè le questioni che la giunta comunale di Trieste, ma non solo, anche dei comuni minori che sono tutti a guida centro-sinistra, che sembrano preoccuparsi, come diceva Sandra Savino, di così problemi da quasi lana caprina, potremmo definirli, perché ci si preoccupa del super comune che nasce a seguito dell'adozione della nuova legge regionale per quanto riguarda l'assetto della nostra regione, che prevede appunto l'unione territoriale intercomunale, e quindi abbiamo visto che hanno iniziato ieri a creare le basi per questo nuovo organismo che governerà il territorio, preoccupandosi dello statuto e del regolamento di questo organismo, che deve essere scritto in bilingue, italiano e sloveno, per garantire la tutela della minoranza slovena, quando magari forse tutela che poi mi sembra non sia mai stata messa in discussione da nessuno, perché, come ricordava la Savino, è sancita per legge, quindi non è che si può derogare in nessuna maniera. Una domanda forse i nostri telespettatori non hanno ben chiaro: si è letto prima dell'emendamento di Francesco Russo al Senato, che vuole ripristinare il discorso dell'area metropolitana, che invece col voto del Consiglio regionale era stato eliminato. La differenza tecnica fra area metropolitana e unioni territoriali, possiamo spendere due parole su questo per spiegare un attimino di cosa stiamo parlando, perché si usano spesso così grandi nomi, grandi indicazioni, ma poi praticamente il cittadino non sa di cosa si sta parlando, cosa significa in termini amministrativi.
Ma ci sono differenze sostanziali, c'è una differenza sostanziale fra le UTI e la città metropolitana, perché le UTI comunque hanno, hanno una, chiamiamolo una specie di consiglio di amministrazione dove c'è un presidente di queste UTI che decide su certe materie proprio di competenza UTI, che sono importanti, materie importanti che riguardano la gestione amministrativa dei comuni, decide a doppia maggioranza. Quindi questo è un po' lo schema in maniera sintetica per quanto riguarda le UTI, che hanno anche possibilità di scegliere tariffe, servizi, piani regolatori, bilanci delle, diciamo delle, delle, dei comuni associati. Comuni quindi che continuano a esistere, continuano ad esserci. Comuni che continuano a esistere. In pratica la legge regionale ha fintamente, perché sono ancora in vigore, tolto le quattro province della regione e ne ha costituite 18. Questo è in sintesi, perché 18 unioni territoriali praticamente sono come una piccola provincia, quindi al posto della provincia ha messo queste 18 UTI che continuano al loro interno a avere, come dire, sindaco e l'assemblea dei sindaci delle UTI. La città metropolitana, che come dire, esula da tutto il resto della regione, è una struttura amministrativa che dovrebbe avere in capo a sé alcune funzioni importanti demandate dallo Stato. Quindi anche qua, in merito alla, diciamo, alla gestione quasi che rappresenta forse una regione a statuto speciale, diventa quasi una città a statuto speciale in pratica, ha alcune competenze che lo Stato gli devolve. Però credo che in maniera molto tecnica questo argomento sia stato toccato e sviscerato dal Consiglio regionale e la bocciatura dell'emendamento che riguardava la città metropolitana è stata fatta bipartisan, perché l'ha votata sia il Partito Democratico che l'opposizione. Certo. Dopodiché qua si vede com'è la distonia rispetto ai rapporti anche tra il Parlamento e la Regione. E là Russo, non so per quale, o sappiamo forse per quale, penso che, come dire, forse il senatore Russo magari sarà anche capace di chiedere la candidatura al Comune di Trieste al posto di Cosolini, perché non fa che, come dire, portare titoli sul giornale, ha un'attività frenetica per quanto riguarda la città di Trieste, però che, come dire, si risolve solo nella frenesia di produrre degli atti che in realtà non portano a niente, perché non c'è nessuna poi concretizzazione di quello che di quelle che sono le sue proposte, perché anche quando noi leggiamo sul giornale, no, il Porto Vecchio ritorna al Comune di Trieste, cosa che io ribadisco ogni volta che viene sollevato l'argomento, non è mai stato di Trieste, ma ben venga l'ampliamento della città, ma sì, però ritorna. Tutto quello che i titoli, come diciamo così, e questi annunci continui del Partito Democratico, da un punto di vista poi dell'applicazione amministrativa, si rivelano comunque solo che dei titoli. Quindi bisognerebbe che i cittadini, ma insomma non occorre che i cittadini vadano a leggere le carte, perché mi pare che si rendano già conto, guardando la situazione della nostra città, come la nostra città è messa. Quindi basta titoli. E anche condivido ancora giusto una breve battuta sulle considerazioni del signore che ha chiamato prima, credo il signor Bruno ha perfettamente ragione, perché se non siamo in grado di fare un discorso alto, di aspettativa alta, di grande proiezione verso il futuro, non possiamo ridurci a gestire solo i buchi del marciapiedi, no? Perché ci sono problemi di immediata percezione nel cittadino, che sono il buco sulla strada, che sicuramente però ci sono anche dei piani di discussione, dei piani di progettualità più alti, e questo è uno degli intenti che, per quanto riguarda almeno Forza Italia, vorrebbe portare all'attenzione del proprio elettorato, dei cittadini, proprio nelle prossime elezioni. Certo, ecco, non sta a me fare polemica politica ovviamente, ma
sentendo, ispirandomi alle tante telefonate che arrivano sempre a Sveglia Trieste, direi che qualche cittadino potrebbe dire magari l'amministrazione comunale si occupasse di buchi della strada, magari. Perché non si occupa neanche di abbiamo appunto una valanga di telefonate che riguardano problemi spiccioli, ne parlavamo proprio ieri con Bettio, problemi che sembrerebbero di una soluzione veramente immediata, banale, logica, invece pare che nonostante sollecitazioni, come raccontano molti cittadini, non si fa anche le cose più apparentemente più facili da risolvere restano lì per mesi, eccetera. Abbiamo un nuovo spettatore in linea. Pronto, buongiorno. Pronto? Tramucci a lei e alla sua ospite, sono Claudio. Buongiorno, buongiorno. Claudio, buongiorno a lei. Buongiorno, un saluto anche alla gentilissima centralinista Annalisa Plett. Grazie. Parlo di una cosa che mi sta molto a cuore. Visto che riapre da giorni la Camera dei Deputati, gradirei dall'onorevole sapere se si impegnasse per calendarizzare la discussione dopo che è passata in Senato la legge contro gli omicidi stradali per chi guida in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di droga e uccide delle persone, va dato l'ergastolo della patente. Io ho un figlio in cielo, Maurizio, ucciso a 25 anni da un ubriaco. E non è giusto, non è giusto, non voglio succeda agli altri dover vivere come noi, io e mia moglie, l'ergastolo del dolore. Noi genitori non si vive, si sopravvive. Onorevole Savino, la prego davvero, si può, si attivi per calendarizzare questa legge che riguarda le persone tutte. Grazie. Grazie a lei, signor Claudio, grazie per la sua quotidiana telefonata che ci fa sempre piacere. Che possibilità ci sono di calendarizzare? Abbiamo già notizie? Notizie ancora non ne abbiamo. Comunque di questo assicuro il signor Claudio, mi farò, adesso rientro dalle ferie, chiederò al mio capogruppo la situazione, perché diciamo la calendarizzazione avviene attraverso la conferenza dei capigruppo della Camera. Quindi chiederò lo stato dell'arte anche nelle commissioni competenti rispetto a questo provvedimento e credo che il signor Claudio sia un nostro vostro affezionato telespettatore, quindi al mio rientro renderò sicuramente conto di quello che sono riuscita a capire, perché ovviamente le commissioni, poi ci sono commissioni di competenza, i lavori vengono appunto, come le dicevo prima, calendarizzati attraverso la conferenza dei presidenti, riferirò e farò quanto possibile per questo che è un argomento a noi tutti molto caro, perché effettivamente poi anche a Trieste abbiamo questo percorso, come dire, di dolore sulla costiera e su Barcola, dove veramente, se solo penso a quanti giovani hanno perso la vita là, anche così inconsapevolmente, senza colpa, quindi di questo mi farò sicuramente parte attiva. Certo. Una nuova telefonata in linea. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno signora. Volevo chiedere all'onorevole Savino, perché l'Italia ha tanta paura del porto nostro? Perché posso pensare solamente così, perché se vuole affossando Trieste in questa maniera, può aver solamente che paura del porto. Per che motivo? Primo. Secondo, per che motivo i signori di questa amministrazione sta facendo tante robe e non le finisci mai? Gli lascia la patata bollente all'amministrazione futura, che comunque dopo si troverà con l'acqua alla gola. Terzo, e dopo ho finito, è stato detto che non si deve buttare la benzina sul fuoco, ma chi l'ha acceso il fuoco? Vi ringrazio e complimenti per la trasmissione. Grazie, buona giornata. Grazie signora, buona giornata. Ma le risposte, paura del porto, ma innanzitutto paura del porto possiamo, così senza spararla troppo grossa, paura del porto ce l'ha sicuramente la Germania. Allora è chiaro che rispetto allo sviluppo del porto di Amburgo, che è un porto enorme, no? di movimentazione e di proporzioni sicuramente vastissime, la possibilità di potenziare il porto di Trieste andando a
diminuire le giornate viaggio dei trasporti di 5 giorni e con il raddoppio adesso tra l'altro di Suez questo potrebbe avvenire facilmente, è chiaro che se qualcuno pensa di potenziare il porto di Trieste automaticamente depotenzia il porto di Amburgo. Quindi questa è la questione che in maniera molto semplice, molto elementare si può riscontrare. Per quanto riguarda l'amministrazione comunale che fa annunci e non chiude, ma fa annunci che sono sproporzionati rispetto poi all'applicazione di questi annunci che fa, perché solo il discorso della sdemanializzazione del porto vecchio, che può essere sicuramente un'idea che può essere, deve essere messa in pratica, ricordo a tutti, e giustamente la signora intelligentemente si è accorta che chi verrà dopo Cosolini avrà le sue belle gatte da pelare. Il discorso della sdemanializzazione del porto implica, e questo porto naturalmente va a patrimonio del comune di Trieste, implica delle spese di gestione spaventose che nessuno peraltro ci ha mai detto. Tra l'altro ricordo che in aggancio al discorso sulle UTI, la legge regionale perché dico questo, la legge regionale che prevede le UTI prevede anche un ricalcolo di fondi che la regione andrà ai comuni. Quindi anche su questo c'è questo fondo di perequazione che verrà applicato su tutto il territorio regionale e che io qua dico oggi, che siamo il 25 di agosto, penalizzerà profondamente la città di Trieste. Ma guardate che non sto scherzando, farà dei disastri perché ci daranno meno finanziamenti rispetto a quelli che avevamo avuto. E questo è un dramma terribile per questa città, perché questa è una città, l'unica città della regione, una città che ha comunque delle dinamiche, configurazioni geografiche diverse, no? Strutturali diverse dal resto del Friuli Venezia Giulia, quindi è evidente che il minore trasferimento, e questo la regione, la Seracchiani, non lo dice adesso, lo dirà dopo il 2016. Noi in Consiglio regionale abbiamo chiesto che ci dia le tabelle di quanti soldi arrivano a Trieste, ma non ce le dà perché naturalmente in campagna elettorale questo non lo può dire, quindi lo dirà dopo. Ed ecco perché mi ricollego al discorso degli annunci portati, non portati a compimento, perché solo il discorso del porto costa un'infinità, perché il porto vecchio va manutentato, messo in sicurezza, ricordo a tutti che non ci sono i servizi perché non ci sono le fogne non ci sono, quindi vanno comunque strutturate. Vanno messi in sicurezza i luoghi dove ci può essere pericolo, perché ricordo a tutti che quando sarà patrimonio del comune, se la Savina va a fare un giro in Porto Vecchio e le cade un mattone in testa, la responsabilità è del sindaco. Quindi tutto questo avrà un impatto finanziario spaventoso sul comune, e con i minori trasferimenti che la regione ci darà e il costo della manutenzione e della presa in carico del Porto Vecchio sarà per il prossimo sindaco un disastro. Certo, anche perché poi ci sono anche molti vincoli architettonici. No, poi per non parlare della sovrintendenza, che non si neanche discute, perché voi sapete bene che non si può muovere neanche un chiodo rispetto alla sovrintendenza. È chiaro che questo porterà veramente delle complicazioni notevoli. Bene, sentiamo la prossima telefonata, che non mi piace far aspettare i nostri telespettatori. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno, ci dica. Buongiorno. Buongiorno, mi sentite? Buongiorno, sì. Abbassi il volume della sua televisione. Posso fare il compito? Sì, allora volevo fare un plauso intanto a Tele4 e prendere le difese di Tele4, anche se non credo ne abbia proprio bisogno. Mi riferisco alla chiamata che avete ricevuto ieri di quella signora che diceva che si parla solo male contro la Seracchiani, con Giolini, non so se vi ricordate. Sì, io credo che le chiamate che voi ricevete in redazione non siano sicuramente selezionate. No, assolutamente no. Una persona chiama in diretta ed espone le situazioni che stiamo vivendo nella nostra città. Noi guardiamo Tele4, la signora che si lega al piccolo a questo punto. Cioè, e se tutti chiamano e tutti si lamentano sarà un motivo, no? Le chiamate non è che vengono scelte, no. E si sente solo parlare male, si sente solo perché in effetti c'è una situazione degradante. Ecco, ci sarà un motivo, non credo che Tele4 scelga le telefonate di destra o di sinistra, queste sono proprio robe che non esiste. Grazie e vi ringrazio tanto, siete bravissimi.
Arrivederci. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Sì, come ho avuto occasione già di rispondere ieri a quella signora che appunto aveva formulato questa ipotesi di, no, di nostra così posizione partigiana nei confronti dell'una piuttosto che dell'altra schieramento politico, ribadisco, Tele4 è una TV autonoma, è una TV imparziale, come giustamente diceva questa nostra telespettatrice, noi non sappiamo di cosa parlerà l'interlocutore che telefona, quindi non è che facciamo nessun tipo di selezione. Se seguite quotidianamente le nostre trasmissioni vedrete che riceviamo telefonate che vanno a favore o contro di qualsiasi schieramento politico. È chiaro che nel momento in cui c'è una maggioranza che governa, e in questo caso governa comune, provincia, regione, è chiaro che il malcontento per le cose che non vanno bene è più amplificato rispetto magari a cose che invece vengono fatte, ma quando vengono fatte cose positive lo diciamo sempre, diamo sempre voce a chiunque telefoni e esprime apprezzamento per interventi di qualsiasi, in qualsiasi settore svolti dalle amministrazioni locali. Poi se la maggioranza dei cittadini che telefona ha una posizione così di critica, ripeto, noi ci limitiamo a dare voce alla, alla cittadinanza, ai problemi e a, a riportarli e a trasferirli anche a chi ha gli strumenti per poterli poi risolvere. Per cui passiamo, ringrazio comunque la signora per la sua osservazione, passiamo al prossimo telespettatore. Pronto, buongiorno. Pronto? Mi sente? No, si sente l'eco della televisione, ma la persona che ha telefono non, non ci sta sentendo. Pronto? No, niente, non riusciamo a parlare. Stavo sfogliando avanti il piccolo di Trieste, sono arrivato a pagina 18, se possiamo inquadrarlo un attimo, chiedo alla regia. Questo articolo che riguarda sempre l'amministrazione comunale che viene titolato Codice della felicità in municipio. Il comune vara nuove regole per garantire il benessere dei dipendenti, arriva il consigliere di fiducia. Vogliamo, onorevole Savino, diamo lettura delle prime righe del, dell'articolo per inquadrare il problema. L'articolo di Giampaolo Sarti, la giunta Cosolini ingaggia il consigliere di fiducia, la figura prevista dal nuovo codice di condotta dei dipendenti comunali e si occuperà di assicurare rispetto, dignità, serenità e benessere psicofisico nell'ambiente di lavoro. Sembra un provvedimento contro una sorta di mobbing, una sorta di così, contrasti fra, fra dipendenti, ma penso che possa essere applicato in qualsiasi azienda, non necessariamente in comune. Il provvedimento, dice l'articolo, si richiama alla risoluzione del Parlamento europeo del 2001 e successive direttive dell'Unione europea, sempre in modo appunto da prevenire comportamenti discriminatori ed eliminare tutte le cause organizzative che possono provocare conflitti tra colleghi o con chi ricopre ruoli apicali. Ecco, lei è stata amministratrice del, del comune nella sua veste di assessore alle finanze, ha mai così colto o ricevuto segnali di... Non riesco neanche a esprimermi, no, su, su un articolo come questo, perché alla fine abbiamo una viene applicata una risoluzione del, del, del Consiglio d'Europa, ma di questa Europa, ma questa Europa perché non si occupa, non si è occupata nel, nel corso del tempo di evitare di farci trovare nelle situazioni in cui ci troviamo in questo momento, invece di occuparsi del lardo di colonnata, della felicità del dipendente municipio, del, della mozzarella, della cuffietta dei, dei, dei camerieri? Allora, se il costo di questa macchina enorme che è l'Europa di è in grado di produrre i codici di felicità da applicare in municipio, basta perché non se ne può più. Allora non può perdere il comune tempo e per quanto il lavoro è sacro, va difeso, va tutelato, e io sinceramente per quegli anni che ho passato in comune di Trieste ho trovato persone serene, tranquille, grandi lavoratori, disponibili, quindi senza, che non hanno penso sicuramente bisogno del codice sulla felicità, del codice sulle felicità, perché sapete che io ho avuto anche una collega, e mi dispiace dire, che voleva inserire la bellezza in Costituzione. Allora, quale c'è la bellezza, la felicità? Allora, è giusto, no? Però prima di parlare di bellezza e felicità andiamo a farci un giro in silos, andiamo a vedere sui confini cosa sta avvenendo qua, cerchiamo di essere logici nel comprendere che una nave
non so, danese piuttosto che olandese trova in mare i disgraziati che stanno venendo in Europa, cosa fa? Li prende e li porta in Sardegna. Allora, cioè, che l'Europa si occupi di dare una mano all'Italia rispetto a questo che è un problema terrificante, è un problema di proporzioni enormi, è un problema che porterà squilibri sociali spaventosi e pericolosità, perché poi non dobbiamo dimenticare che qua in più, come se ciò non bastasse, abbiamo anche il giubileo, no? Abbiamo anche il giubileo, quindi ci sono condizioni, la polizia che non ha neanche i soldi per riparare le macchine che ha nei garage. Cioè, la polizia che o deve presidiare i migranti, o deve presidiare i funerali di Casa Monica, o deve presidiare questi disgraziati, cosa devono fare più di quello che fanno? Non gli danno il personale, non gli danno i soldi per il minimo, no, di gestione della sicurezza. E noi per cosa paghiamo le tasse? Paghiamo le tasse per non avere la polizia in grado di aiutarci e di garantirci la tranquillità che ci serve. La sanità è un disastro, perché è un disastro, cioè è tutto un disastro, e l'Europa pensa al benessere alla felicità degli uffici comunali. Ecco, abbiamo un'altra telefonata in linea, io pregherei di essere sintetici nelle vostre domande, nei vostri interventi, prima però poi di rispondere a quello che ci dirà il telespettatore dovremo fare una piccola pausa pubblicitaria. Pronto, buongiorno. Pronto. Buongiorno signora. Buongiorno. Buongiorno a lei e alla sua ospite, che rivedo con piacere, Anna di Vicenza. Si dica. Io rimango legata naturalmente a Trieste, perché essendo un'esule istriana, quando ritornavo in Istria e ho giurato di non ritornare più da quando mi hanno portato via la tomba di famiglia, perché in qualsiasi stato del mondo nessuno toglie le tombe di famiglia ai proprietari. E da Trieste io vedo la punta dell'Istria, della mia amata terra. Guardi, signora Savino, le dico la verità, mi torna in mente ogni volta che si ritorna a Trieste, io la trovo sempre più degradata. E sento parlare, ma guardi che non lo dico con cattiveria, sento parlare in Schiavon. Allora mi torna in mente una vecchia canzone che cantavamo in Istria e a Trieste, lascia pur che i canti e i suvi e che i faccia pur dispetti, nella patria dei Rossetti non si parla che italiano. Sono le vecchie canzoni amate da tutti noi. Me la ricordo. E che ci portano indietro nel tempo. E quando ho sentito il signore che ha parlato praticamente della storia di Trieste, del porto di Trieste, che era una città mitteleuropea ma italiana, e la gente si dimentica di questo, anche perché non è che la vostra governatrice o governatore, io preferisco dire governatore, la signora Serracchiani abiti tanto a Trieste o Udine, perché abita a Roma, lo sappiamo, la vediamo tutti i giorni in televisione. Va bene che a una mia domanda la signora Serracchiani ha risposto: se io non fossi a Roma, Trieste non avrebbe avuto questo, la mia regione non avrebbe avuto quell'altro, quest'altro. Quindi, ma io ho tanti amici e parenti in Friuli, Venezia Giulia, Venezia Giulia, perché tutti dicono Friuli e Friuli Venezia Giulia, perché la gente neanche sa perché è stata chiamata Venezia Giulia. Allora bisognerebbe andare a riprendere i libri di storia e leggersi. E ogni volta che sento qualcosa di Trieste che mi dà fastidio e mi addolora, ma come? L'alabarda sul cappello dei vigili di Trieste? Ma io rimango esterrefatta, la vogliono togliere. Allora metteranno un altro logo, scusate tanto, io vado, giro, viaggio, ma anche a Vicenza i nostri vigili hanno il logo del comune. Se andate in qualsiasi città d'Italia c'è il logo del comune e non della regione. Questo è voler togliere una parte dell'identità di Trieste. Ma forse
io dico, forse a Trieste la gente non se ne accorge, ma uno che è di fuori e che sente le cose dice, ma che storia è questa? Certo, ma su certo, tutte le cose sì. che riguardano Trieste, ci va la bandiera slovena in mezzo alla Piazza Unità, ci va quell'altro, fa tutto quello che vuole, e sono stati poco accorti quando è stato il momento del porto di non accorgersi quanto grande diventava il porto di Capodistria. Io non lo so, sono stati amministratori inetti, la gente non si è ribellata, io non lo so. Signori, a Trieste, ricordatevi, nella patria dei rossetti non si parla che italiano. Il dialetto triestino, che quando ritorno io sento con grande gioia, ma non si sente pochissimo, si sente poco. Se voi venite a Vicenza si parla vicentino, che io come esuli istriano ho dovuto imparare. Certo, signora, devo interromperla perché abbiamo i tempi purtroppo stretti. Grazie per il suo intervento, lei ha comunque dipinto una situazione che conosciamo. Forse i triestini alle volte così accedono un po' troppo supinamente tante decisioni, ma non da oggi, probabilmente anche nel passato. La ringrazio per il suo intervento, dobbiamo andare un attimo in pubblicità, torniamo fra pochissimo, restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta dagli studi di Tele 4, siamo sempre in compagnia di Sandra Savino, parlamentare di Forza Italia. Per chi non si fosse collegato, non ci avesse seguito già da stamattina alle 7 quando abbiamo iniziato la nostra trasmissione, vorrei solo ricordare un attimo i titoli principali apparsi sulla stampa di oggi, in particolare sul Piccolo di Trieste, che come abbiamo visto prima e come fanno anche tantissimi altri quotidiani, dedica il titolo di apertura al problema dell'economia mondiale, del crollo delle borse di ieri a seguito del problema del calo di produzione in Cina e quindi del riflessi sulla borsa in particolare di Shanghai, l'effetto domino che c'è stato su tutti i listini a livello mondiale, a partire da quelli americani, da quelli asiatici e quelli europei, con Milano che ha perso in un colpo solo il 6%. Abbiamo poi visto le notizie che riguardano il problema migranti, la marea umana che si sta spostando verso la Serbia dopo che la Macedonia ha aperto i propri confini, lasciando quindi passare le migliaia di persone che premevano sulle sue frontiere. Abbiamo sentito il resoconto del vertice tra la cancelliera tedesca Merkel e il premier francese Hollande. Per quanto riguarda le notizie invece locali, abbiamo visto questa notizia con cui il Piccolo apre la sua prima pagina di cronaca cittadina, cioè è iniziata la costituzione di questa unione territoriale intercomunale prevista dalla regione, con già una polemica perché appunto il super comune Giuliano nasce bilingue, in quanto Trieste ha accolto le richieste dei municipi del Carso, dei comuni minori, e quindi lo statuto e l'atto costitutivo per adesso sono stati redatti in italiano e in sloveno, e abbiamo sentito i commenti sia dei sindaci dei comuni minori, del sindaco Cosolini, e poi abbiamo parlato anche di questo argomento con l'onorevole Savino. E non so se abbiamo una telefonata ancora in attesa, perché poco fa mi era apparsa il segnale di telefonata in corso, ma adesso non ce l'ho più, quindi mi pare di capire che... No, eccola qua, sì. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Sì, signora, buongiorno. Buongiorno. Io volevo fare intanto i complimenti all'onorevole Sandra Savino. Grazie. È una persona che mi piace perché è diretta, dice le cose come stanno, e non ha peli sulla lingua, che è classico un po' di Trieste, no? Volevo segnalare, a parte la solidarietà questa volta con la signora Anna di Vicenza, che dice giustamente non so cosa aspettano i triestini, ed è vero, perché non so cosa aspettiamo, non so cosa stiamo aspettando, ed è vero anche che vogliono abbattere Trieste, non so chi, non so perché, non sono istruita in merito, ma credo sia vero. Ma a parte questo, volevo dire e segnalare un episodio che è accaduto ieri a mia figlia, per come funzionano le cose qua. È andata alla sede di Roiano
per farsi fare il CUD, perché ha bisogno del CUD per l'ISEE. E al pomeriggio, alla mattina c'era sua suocera, però con tutta la delega e tutto scritto, e documenti eccetera, non è riuscita a farlo perché non c'era scritto sulla delega che deve fare il CUD, cioè proprio precisamente, non per altri interventi, ma per il CUD. Vabbè, è tornata mia figlia, è andata al pomeriggio. Aspettato, c'erano già quattro persone davanti a lei, non era ancora aperto, era prima dell'orario d'apertura, ha aspettato giustamente e ha detto, boh, vado presto, così faccio in fretta. Sono arrivate altre due persone, una delle quali accompagnata, in uno stato di salute non proprio, diciamo così, allegro, e ad un tratto una signora che passava di là per caso li ha guardati sti disgraziati e ha detto, ma guardate, mi sembra strano che stiate aspettando, non so, mi sembra che abbiano chiuso il pomeriggio. Al che tutti quanti hanno cominciato a guardare gli orari e i manifesti eccetera. L'orario in grande diceva sia mattina che pomeriggio, con tutti lì in grande. Dietro a questo orario, dalla porta di dentro, c'era messo un bigliettino con su scritto in piccolo e invisibile praticamente che per agosto i pomeriggi l'ufficio resta chiuso. Adesso, cioè, è uno dei tanti episodi. Naturalmente se ne sono venuti via e stamattina è andata a fare il CUD dove deve andare a farlo e via. Ieri mia figlia ha sbottato, ma se c'era qualcuno là credo che avrebbe detto tutto, perché poi, insomma, da ieri mattina a ieri pomeriggio gli è stato dire che può venire nel pomeriggio. Allora non sanno neanche loro cosa fanno, cioè funziona tutto male. Io non lo so, parlo tante volte per Sveglia Trieste, la guardo sempre, mi piace, è una trasmissione valida, grazie a tutti i giornalisti, grazie a tutti quelli che partecipano, ospiti, giornalisti, tecnici, tutti, veramente ci fate compagnia e ci date voce, che è tanto importante. Siamo tutti stufi, non ne possiamo più, ma non siamo delle persone troppo, tante volte si dice la gente incivile, no, siamo troppo civili, non interveniamo in nessun modo, ci lamentiamo e poi non facciamo niente. Io per prima, dovremmo fare una rivoluzione qua a Trieste. Cioè Trieste veramente è dimenticata da Dio, è dimenticata da tutti, vogliono tutti, non lo so il perché, forse ci invidiano, ma l'invidia non porta a grandi cose, non lo so. E un'altra cosa volevo dire ancora, e poi chiudo. Ieri una signora ha chiamato dicendo, mamma mia per i posteggi di Muggia, madonna per 4 euro, se non ho 4 euro in scarsela, allora me copo, se la sapessi quante volte che a me non mi sarei già coppata perché non avevo 4 euro in scarsela. Cioè all'epoca di oggi non si rendi conto che esisti persone che non 4 euro in scarsela, ma non ha neanche perciò se il pan. Cioè 4 euro si arriva alla fine del mese e si è già contenti di arrivare con 4 euro e la Liga ha speso quei posteggi. Per l'amor del cielo, non voglio dire niente, beata Ela, cioè beata, non invidio nessuno, ma non se rendi neanche conto quando che se gà, se si guarda solo a quel che se gà e il resto che va di come che va. La saluto, complimenti, la va di avanti, andè avanti tutti e vedete se volete guardare il manifesto e non so, fate voi, questo è il mio parere. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie signora a lei per aver chiamato. Ma problemi di vita quotidiana, se vogliamo, alla fine, che trovano, come si diceva prima, spazio proprio in questa trasmissione che può... poi sì. Chiaramente non possiamo intervenire direttamente, magari, l'ho detto altre volte, ci piacerebbe avere la bacchetta magica e poter risolvere rapidamente tutte le problematiche che ci segnalate, ma non è nelle nostre possibilità, possiamo trasferire le vostre segnalazioni, amplificare, dare voce, ma poi sta a chi amministra...
prendere provvedimenti. Ma questo è un argomento che magari può sembrare niente, no? Però in realtà quando noi parliamo di codice della felicità, no? Dei dipendenti, eccetera, e io in questo caso specifico parlo proprio per esempio delle donne, no? Le donne che comunque hanno delle incombenze familiari, quelli che ne so, di produrre il CUD per l'asilo dei figli, per l'università, per mille motivi, o devono andare a fare le impegnative dal medico, cioè ci sono mille piccole incombenze che una donna deve fare, ma molte volte sono proprio donne che lavorano. Allora, il costo di questo... di queste incombenze è anche pari rispetto al fatto che una deve prendersi il permesso, deve prendere le ferie, deve utilizzare questo tipo di opportunità per fare queste incombenze. Chiaro che se ero al posto della signora diventavo una iena, perché non è che io posso pensare di dover sistemare magari i bambini, dover prendere permesso in ufficio che magari sbuffano, andare a fare il certificato e non è neanche il CUD, non è nemmeno specificato l'orario di ricevimento. Allora, se questa non fosse una delle centinaia di situazioni che noi affrontiamo ogni giorno, perché affrontiamo ogni giorno, adesso io... Una cosa sciocca, devo andare a ritirare delle analisi mie personali al CUD di Catinara, al CUP di Catinara. Vuol dire andare a Catinara, far la fila, allora questa roba qua comunque è una donna che ha l'orario contingentato, ha mille incombenze da fare, ci rimette anche da un punto di vista economico perché è costretta a prendere, no, i permessi per fare questo tipo di attività e in più poi non riesce neanche a portarle a compimento, la gente si esaspera anche per questo motivo qua, no? Proprio perché ci sono milioni di robe, le bollette, i pagamenti, cioè ci sono milioni di queste robe qua da fare. Quindi invece che pensare a queste robe qua bisognerebbe pensare a sistemi di agevolazione proprio che riguardano i pagamenti, no? I documenti da fare, le richieste da fare per le visite mediche, cioè, ci sono mille cose che si potrebbe cercare di, no, e non ho la soluzione in questo momento in tasca, però penso che possa essere utile un ragionamento di questo tipo, dove proprio esiste la possibilità di non dover arrivare a prendere per il collo l'impiegata del centro che fa i CUD, no? Perché sennò... Sì, certo, quindi... la farraginosità del sistema burocratico è sicuramente una delle principali denunce che ci arrivano attraverso le telefonate, quella sensazione di muro di gomma che si ha quando ci si rivolge a uno sportello, e qui non c'entra chi governa, chi è l'opposizione, eccetera. È proprio il sistema che magari anche in maniera giustificata, perché mettiamoci anche dalla parte di chi è dietro con lo sportello, ha a che fare con mille regolamenti, dover dare delle risposte, certo, che certo. Spesso non ha perché i sistemi informatici sono obsoleti o perché magari si bloccano, quindi anche chi si impegna quotidianamente nell'amministrazione comunale dagli sportelli dei centri civici fino agli uffici comunali di Largo Granatieri piuttosto che la regione, eccetera, è chiaro che chi ogni giorno lavora magari si sente bersagliato da così malumori, per non dire insulti, ma non è giusto, bisogna anche capire che anche queste persone fanno un lavoro e loro stesse infatti, vivono. Non è, cioè, per amor di Dio, che non venga mai interpretato che ce l'ho con la signorina che doveva, perché ovviamente le persone vanno secondo le regole e le indicazioni che ricevono, certo. Non hanno nessuno, anche loro fanno il loro lavoro. Poi magari si trovano, come dire, essere coinvolti in situazioni dove non c'entrano niente, no? Certo. Quindi il disagio per chi chiede e per chi fa, il disagio è doppio, no? È doppio, certo. Abbiamo ancora uno spettatore in linea, pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno, ci dica. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Senta, io intanto buongiorno a tutti voi. Grazie. Volevo chiedere all'assessore come mai non si parla più delle COP? Ma questo come è un mai tema... non si parla più delle COP, il discorso indotto ad esempio, non so, idraulici, imprese edili che hanno lavorato per manutenzione di questi edifici, che aspettano ancora di ricevere quanto dovuto dalle COP, però hanno dovuto nel frattempo pagare i dipendenti, gli operai, le tasse, oltretutto, e sono fuori con migliaia di euro, si sa qualcosa forse?
grazie tante, molto gentili, buongiorno. Grazie a lei. Beh, l'altro giorno avevamo qui anche il consigliere Lorenzo Giorgi, al quale hanno fatto una domanda analoga riguardo alla restituzione delle varie tranche che il commissario Consoli ha preannunciato come sarebbero state erogate durante i mesi estivi e poi a settembre. Quel signore sta toccando un altro argomento, cioè tutti coloro che appunto come indotto lavoravano per quel molosso che era le cooperative operaie e che oggi non sappiamo, non so se lei ha qualche notizia in merito, se ha avuto qualche informazione che magari sulla stampa non viene riportata. Ma no, perché innanzitutto purtroppo non ho più la situazione, come dire, il monitoraggio della situazione, anche perché se non da Roma le notizie che ricevo sono quelle che sì, leggiamo attraverso la stampa e quelle notizie che come dire, per grazia ricevuta del sindaco i miei consiglieri comunali riescono ad avere. Avevamo chiesto con apposita documentazione un tavolo di monitoraggio permanente della situazione delle cooperative operaie, ma credo che questo sia rimasto lettera morta. Allora l'opposizione, perché come tutti sapranno noi siamo all'opposizione, noi cerchiamo di fare il nostro dovere chiamando il sindaco a essere un po' più puntuale, specialmente su casi come questi che coinvolgono risparmiatori, lavoratori e tanta economia di questa regione, perché insomma dobbiamo anche ricordare che ci sono state sedi delle cooperative anche nel resto della regione, per non parlare poi del caso della COPCA, che è ancora più grave di quella delle cooperative operaie. Quindi noi, pur chiedendo questo tavolo di monitoraggio, so che ci sono stati alcuni incontri, però noi non abbiamo avuto più nessuna indicazione da parte del sindaco su come si stanno svolgendo le procedure delle cooperative operaie. Mancano pochissimi minuti alla fine della trasmissione. Ricordiamo che lei, oltre ad essere parlamentare, è anche coordinatore regionale di Forza Italia, coordinatore provinciale. Leggevo ieri nell'ambito della notizia sulla fine anticipata dell'amministrazione comunale di Grado. Lei ha rilasciato, se non sbaglio, una dichiarazione dicendo che in fondo queste dimissioni dei consiglieri possono rappresentare forse un primo segnale di ricompattamento di Forza Italia. Era forse un po' critica o veramente il partito sta cercando, anche in vista dell'appuntamento elettorale del prossimo anno, di riunirsi, di ritrovare quell'unità che nel passato gli ha consentito di governare a vari livelli la regione? Allora, la ringrazio di questa domanda, perché una precisazione su questo articolo che riguarda Grado forse va fatta. È stata forse mal interpretata la mia risposta rispetto a ricompattare il partito contro il sindaco. Allora, innanzitutto ricordo che un sindaco non si tira mai giù, non si fa cadere un sindaco e un comune per... poi a 8 mesi dalle prossime elezioni, perché sì, il Grado va a elezioni come Trieste nel 2016, quindi in primavera del 2016, quindi questo non si fa. E non si fa in modo particolare perché qua il ricompattamento riguarda persone che la settimana prima in mia presenza ad una riunione che avevamo fatto si sono insultate in tutte le maniere, però vedo che poi sulla capacità di portare a termine un obiettivo che io non ho giustificato e che non ho condiviso, allora si trova l'unione per poter portare giù, mettere giù il sindaco. No? Quindi questa la trovo un comportamento che assolutamente non condivido per quanto riguarda Grado. Per quanto riguarda tutto il resto della regione, è chiaro che i coordinamenti, non solo quello di Forza Italia, ma anche per quanto credo la Lega Nord, ci sia la necessità e la volontà di riaccorpare il centrodestra per poter portare all'attenzione della cittadinanza offerte alternative a queste fallimentari gestioni del Partito Democratico. Quindi sicuramente l'intesa è quella di cercare di ricompattare tutto il centrodestra, nella però chiarezza di comprendere chi sta nel centrodestra e chi sta nel centrodestra solo e unicamente per questioni, come dire, di opportunità, no? Allora qui o c'è la volontà di credere in un progetto, oppure se io devo, come vedo purtroppo, ahimè, praticamente ogni giorno che
il partito viene utilizzato solo a fini meramente personali, su questo non troverà mai un mio consenso. Certo, bene, siamo in chiusura, vi ricordo ancora per chi non ci avesse seguito fin dall'inizio i principali titoli apparsi sul, in particolare sul Piccolo di Trieste di oggi, che vanno dalla marea umana di migranti che si sta spostando verso nord-ovest, quindi verso la Serbia, poi pian piano evidentemente arriveranno anche a bussare alle porte della Croazia, della Slovenia e quindi da noi, dell'Ungheria ovviamente. Il titolo principale del Piccolo dedicato alla crisi economica ormai globale con il crollo della borsa di Shanghai che ha avuto un effetto domino sui listini. Il primo atto di la nascita del super comune voluto dalla legge regionale che istituisce appunto le unioni territoriali intercomunali, dove è stato redatto lo statuto e l'atto costitutivo in italiano e in sloveno, su richiesta ovviamente dei sindaci dei comuni minori. E un argomento che riguarda la ferriera, questa notizia che verranno eseguite su 400 abitanti di Sevola delle analisi, un'indagine per lo stress da ferriera che verranno messe a confronto con altrettanti cittadini che però vivono in un altro rione che non è interessato dalla ferriera, non solo in termini così proprio tecnici e pratici di inquinamento, ma anche poi l'aspetto psicologico di sapere di avere a due passi da casa una fabbrica, un'industria mostre, come potremmo definirla, che quindi può creare così dei disagi non soltanto appunto di natura clinica, ma anche di natura più psicologica per chi risiede. Io vi ringrazio, sono le 9, ci lasciamo per qualche attimo di pubblicità e poi torniamo in diretta con Umberto Bosazzi, che avrà quale ospite la dottoressa Elena Sorini, che è una veterinaria comportamentale e alla quale potete rivolgere le vostre domande per quanto riguarda la vita con i vostri animali di compagnia, con i vostri amici a quattro zampe. Grazie e restate con noi. Buongiorno. Buongiorno, benvenuti a Sveglia Trieste qua la Zampa, l'appuntamento del martedì. Staremo insieme come sempre fino alle 9.30, è tornata a trovarci, avevamo preso l'impegno la scorsa settimana, la dottoressa Elena Sorini, veterinario comportamentale, ho detto giusto? Sì, esperto in comportamento. Ok, sì. Allora in attesa delle telefonate, 040 31 39 93 è il numero a cui potete telefonare, noi intanto cominciamo a chiacchierare un pochettino tra di noi. E volevo incominciare, dottoressa, se crede, parlando di quegli animali che quando sono tenuti in casa, eccetera, sono necessariamente tenuti in gabbia, no? Tipo, o comunque, non so come si possano chiamare, dove stanno per di solito i conigli, magari anche i criceti, sì, ed altro, esatto. Perché non sono proprio gabbie, anche scatole, sì, per dire la verità. Cioè, come ci si dovrebbe comportare con questi animali che, gioco forza, insomma, sono costretti? Sì, e anche loro dovrebbero effettivamente uscire, pur essendo un criceto, anche quelli siberiani piccolini, passare tutto il giorno a correre sulla ruota non è proprio il massimo della vita, sì, ecco, diventano un po' ossessivi o compulsivi. E quindi sì, sarebbe bene con attenzione, magari i criceti un po' più grandi, le cavie, avere delle gabbie molto grandi e farli uscire. In particolare il coniglio, a lui l'ideale sarebbe che stia libero, abbia una gabbia disponibile come rifugio e quindi in questa gabbia possa andare a dormire, a mangiare, a sporcare, però che sia sempre libero. E perché un coniglio sia libero bisogna creare una casa a misura di coniglio e quindi ricoprire i cavi con i passacavi, stare attenti. Ricordo comunque che il coniglio rosicchia tantissimo, ma lui rosicchia ancora di più quando non ha cosa fare ed è molto stressato. Ah, ha paura o vive in un modo inadeguato, ecco.
e quindi più si cerca di farlo interagire con la vita di famiglia, più sereno sarà. Stessa cosa specialmente per i maschi, i maschi tendono abbastanza a marcare in giro, anche le femmine, i maschi di più. E quindi si consiglia in genere soltanto la castrazione, però bisogna sempre pensare all'origine, qual è la causa di questo marcare, se la causa è ormonale oppure la causa potrebbe essere sempre un disagio. In marcare ogni caso, cosa significa? In genere fanno molta pipì, sì, in giro, e comunque e loro tendono molto ad eliminare, ad esempio anche in presenza di altri conigli. Tendono, sono molto possessivi i conigli, quindi tendono a dire in questo modo: questo è mio, ho partecipato a degli incontri tra proprietari di conigli dove si fanno delle piccole attività, dei giochi con i conigli, della piccola mobility, agility per i conigli, e tutti quanti nei loro bei recinti, e c'era uno in particolare abbastanza piperino come carattere che comunque era castrato. E lui ha marcato con le feci tutte le piastrelle, perché dove era, vedeva gli altri conigli, diceva: questa è mia, qui è mio. Sì, 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 sì. Era abbastanza. Infatti era stato consigliato che magari un'altra volta di portarlo soltanto quando c'erano pochi conigli, quel giorno ce n'erano tanti, perché creava disagio. Sentiamo, c'è già una telefonata, sì. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, prego. Vi sento molto piano. Stavolta sì, anche noi. Comunque. Signora, parli, poi dopo vediamo. Pronto? Sì. Allora, io ho un gatto. Sì, buongiorno. A cui, sottolineo io, voglio molto bene. Lui l'ho trovato che piangeva, aveva ancora gli occhi chiusi. L'ho nutrito con il biberon. Tutto questo per 20 giorni. Con me, come con la mamma. Tutto questo è successo che io e mio marito eravamo in campeggio e lì l'abbiamo trovato. Sì. Tornato a casa io ho ripreso a lavorare e lui rimaneva con mio marito. Bene, purtroppo oggi mio marito non c'è più. La cara bestiola con me è molto, e non vorrei dire cattivo, ma posso dirlo. Devo guardarmi le spalle, mi salto addosso in qualsiasi momento della giornata con aggressività. Ma per aggredirla, l'aggredisce? Diabolic. Devo dire che con mio marito era molto buono, buonissimo. Che ce l'abbia proprio con me. E adesso quanto tempo ha il gatto? Non sento. Che età ha il gatto adesso? Quanti anni? Sì. 8 anni. Ah, capito. E mi scusi, da quando è mancato suo marito? Mio marito è mancato da 6 anni e questo è successo subito dopo, perché subito. Con lui era buonissimo. Con me mai. I gattini, allora, i gattini trovati neonati, allevati col biberon a mano dagli esseri umani, hanno sempre un po' di problemi, perché la gatta, mamma gatta, è come anche mamma cane, però mamma gatta fa un lavoro molto particolare per insegnare gli autocontrolli e insegnare tanti modi per essere gatto. Per cui quelli orfani si consiglia sempre di trovare o una gatta che allatta, o cercare di metterli a contatto con gatti che insegnano, diciamo, la qualcosa è praticamente impossibile da trovare. E quindi molto spesso hanno delle problematiche, un po' di iperattività, perché appunto non hanno buoni autocontrolli, sono un po' agitati. Poi crescendo con gli anni si riduce un po' la situazione. E in più c'è stato anche il trauma della perdita della sua figura di riferimento, che era il marito. E quindi adesso bisogna vedere un po' più nello specifico, perché anche i gatti hanno bisogno di una visita comportamentale, in genere si fa a domicilio. Però io lo tratto come un principe. Sì, immagino. E comunque bisogna un attimino capire effettivamente cosa è successo nella mente del gatto,
rispettarlo molto. I gatti hanno una distanza personale molto ampia, anche se noi abbiamo la visione del gatto che sta sempre in braccio, che lo coccoliamo sempre. In realtà il gatto ha molte terminazioni sensitive lungo i peli e quindi alla base dei peli, e quindi ha una sensibilità tattile molto elevata. E non ama sempre essere tanto accarezzato, manipolato. Tante volte certi gatti poi iniziano a reagire in modo un po' più aggressivo. Naturalmente, quando ci sono questi problemi, bisognerebbe correre ai ripari subito, perché dopo 6 anni... E ormai la situazione sì. Si può sì proporre qualcosa, vedere, però bisogna vedere come vive il gatto, come la casa, come la vita quotidiana. Però ovviamente le esperienze fatte sono molteplici e ben radicate, per cui sì, è un po' difficile, bisognerebbe capire. E poi ci sono anche situazioni in cui effettivamente il gatto non tollera una persona ma preferisce un'altra, e lì sono certi gatti che ad esempio mi riconoscono dalla voce e già scappano, perché purtroppo ho dovuto portarli a fare esami e quindi niente, scappano. Ok, grazie signora per aver chiamato. Okay. Arrivederci. Allora, beh, questo sì è un problema non da poco, effettivamente. E il gatto è molto particolare. Ma quando si... Vediamola, è una domanda che ho fatto molto spesso ai veterinari, però è indifferente prendere un cane o prendere un gatto? Cioè, voglio dire, una persona magari decide, c'è una telefonata o è ancora l'avviso di prima? Pronto? No, allora togliete l'avviso. Pronto? No, c'è una telefonata, pronto? Pronto? Sì, prego. Sì, niente, volevo parlare con voi della trasmissione, che siete tutti quanti. Si sente? Prego, se però potete alzarci l'audio in studio, perché oggi... Niente, volevo fare presente che la gente tratta male le bestie, ma le bestie sono meglio di noi, perché io avevo un coniglio, no, che era come un cane. Ogni volta che arrivavo in campagna mi correva incontro, no? Gli portavo da mangiare, tutto quanto. Ero in compagnia con le galline, no? una bestia che mi è morta a peccato, dopo 8 anni mi è morta, ma ancora lo rimpiango, perché non credevo mai che una bestia così coccola, sì, no? Mi avrebbe fatto tutto, come dire, anche, no? Perché sono stato scassato di averle voluto troppo bene. E così anche con una gallina che ho avuto in campagna tempo fa, che dicevano le galline sono stupidi. No, non è vero. Ma non è vero niente, sì. Perché io andavo in campagna, gli aprivo un uovo, gli davo un uovo, mi mettevo a lavorare in fondo, lei mi veniva vicino, mi scucciava fino a che non mi spostavo di nuovo. Insomma, la gente dovranno capire un pochettino che le bestie sono meglio di noi, non fanno del male ma ci vogliono bene. Okay. La ringrazio della vostra trasmissione. Grazie. E arrivederci. Arrivederci. Mi ha dato un ottimo spunto, perché sì, lei comunque teneva gli animali con uno stile loro etologico più consono, perché stavano in campagna, erano tenuti bene. E quindi sono stati fortunati. E poi cani e gatti, vabbè, i cani sono da noi da 15.000 anni, anche di più, vivono con noi, però comunque hanno uno stile di vita un po' alterato, specialmente il gatto, chiuso in casa, bisogna dargli molte possibilità di arricchimento ambientale, che vada un po' a tamponare il fatto che non può uscire, esplorare, far movimento, usare la terza dimensione, andare in alto. E quindi è molto importante rispettare l'altra specie, rendersi conto che è un'altra specie che non ragiona come noi esseri umani, cosa che noi tendiamo sempre a pensare, e quindi rispettarlo e rispettare anche il suo tipo di intelligenza, che non si può dire che più o meno intelligente, sono intelligenze, livelli di intelligenza diverso. E quindi c'è un'altra telefonata. Volevo anche sì. Ah, non mi scusi, no. Completare. Prego, buongiorno. Qua proprio non si sente. No, è questo ritorno che... Pronto?
Buongiorno. Pronto? Eccoci, buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego. Mi sente? Sì, sì, sì. Buongiorno. Buongiorno. Pronto? Allora, è una buona giornata, abbiamo capito. Dica quella che è il suo problema, perché sennò non usciamo da questa cosa. C'è questo ritorno che col digitale terrestre sembra di essere tornati ai tempi della televisione a carburo, perché bisogna anche dirle ste robe, perché è impossibile che ci siano queste cose. Però dica qual è il problema e poi rispondiamo. Dunque, guardi, è un problema di carattere generale. Ok. Prego, prego. No, parliamo tanto di risparmio, di e troviamo il tutto il raggruppamento di Catinara, tutto il raccordo di Catinara su delle, no? Alle 5 del pomeriggio con tutte le luci accese. Vabbè, questo non c'entra niente con... dipenda dal comune o se dipenda dall'ANAS. Beh, questo non c'entra niente con gli animali, per cui chiudiamo la telefonata e abbiamo perso un minuto per una cosa che non c'entra niente con l'argomento di cui ci occupiamo. Sì, Io chiedo scusa, mi scusi dottoressa, c'è questo problema del ritorno. Quando siete in linea, parlate subito... Chiudete la televisione, ascoltatevi al telefono, perché sennò veramente si perdono questi secondi che sono importanti e soprattutto il ritmo della trasmissione ne risente. È un problema che è diventato ingestibile col digitale terrestre, abbiate pazienza e poi francamente se abbiamo come ospite una veterinario non è che possiamo parlare delle luci aperte a Catinara, abbiate anche... un minimo di quel che si chiama, come si dice in dialetto. Prego, voleva completare il discorso che lei mi aveva chiesto, indifferente prendere un cane in gatto, mi pare importante, cioè nel senso questo, perché non è indifferente, ecco, e dipende dallo stile di vita, da com'è la persona, dalle esperienze precedenti che uno ha avuto, perché il gatto non è un piccolo cane, come si suol dire, è un predatore, però viene anche predato, per quello al gatto non piace essere troppo manipolato, corre lì dietro, però gli piacciono tanto questi giochi predatori, ha bisogno di esplorare, di andare, come si dice, per le altre, prima cosa che noi gli vietiamo di andare sui mobili, eccetera. E comunque o resta in casa o si ne va a fare il suo giretto. Tante volte sono gatti che accompagnano il proprietario nelle passeggiate, però. E il cane vive con noi, il cane abbiamo un sacco di interazioni da tantissimi anni, e il cane ha preso molto dal nostro stile di vita e noi un pochino dal cane, cioè c'è stato uno scambio, perché è un rapporto molto antico, per cui è un animale molto sociale che ha bisogno comunque dell'uomo. E anche se ho un giardino tipo parco di Miramare, non è che ho il cane solo e gli prendo un altro per fargli compagnia. Io che devo... E comunque devo essere presente, perché se no saranno due cani, intanto se vanno d'accordo. Ma a posto anche che vadano d'accordo, comunque la relazione con il proprietario continuerà ad essere inesistente. E in ogni caso, anche se ho il parco di Miramare come giardino, devo portarlo fuori, perché il cane ha bisogno della passeggiata come interazione col proprietario, di partecipare alla vita di famiglia, di uscire, esplorare, perlustrare l'ambiente. Non è un peluche che lo tengo lì, lo porto fuori a far pipì. Adesso c'è tutta questa mania poi dei vari pannoloni, tappetini igienici per i cagnolini piccoli. Vengono venduti ormai ovunque, vengono consigliati da tutti, e il cane ormai si impigrisce, ha l'autorizzazione a sporcare in casa, il proprietario è più comodo e tanti non li portano nemmeno fuori, ma allora che si prendano un gatto, perché è più logico. Sentiamo l'altra telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Pronto? Prego signora. Buongiorno, sono Anita da Trieste. Posso parlare? Prego, prego. Ecco.
Io ho un cagnetto, una maltese, sì. Avrà un anno e ho un grossissimo problema, più grande. No, noi la portiamo fuori 4 volte al giorno. Bene. E coccolata e tutto. Lei può star fuori tutto il giorno in campagna, veniamo a casa, dopo 5 minuti la fa da una parte, la fa dall'altra, la pipì, la popò, sul poggiolo, in camera da letto, dove le pare. Cosa posso fare? Per piacere mi aiuti. Okay. E lei da piccola l'aveva educata anche a sporcare in casa o l'ha portata subito fuori? No, a casa sul tappetino, perché era piccolina, l'ho presa in canile. In canile. E comunque piccolina, quanto tempo aveva quando l'ha presa? Tre mesi. I cani, sì, in genere iniziano ad avere l'autonomia per trattenere le deiezioni dai 6 mesi in poi. Poi sono certi cuccioli che già 2 mesi sono fantastici, è un po' soggettivo, altri dopo un anno hanno ancora un po' dei problemi. E il problema è che sporcare, se si mettono i tappetini si dà l'autorizzazione a sporcare in casa, e certi cani dopo un po' imparano, iniziano a far fuori e non hanno più problemi. Altri cani invece restano con quest'idea che tanto posso fare anche in casa. Lei sta fuori tutto il giorno, sporca quando esce, quando la porta fuori. Sì, sì. E quindi anche diciamo che elimina anche abbastanza, sì, per essere un cagnolino piccolo. Io andrei anche a indagare questa cosa qui, un anno è giovane. Però può essere che lei non sia un po', diciamo, più timida e quindi a casa sua si sente più rilassata, sì. E magari fuori sporca ma non ci si rende conto effettivamente quanto, e specialmente per quel che riguarda la pipì. E poi, oppure potrebbe anche essere che magari in questo periodo, non so, sta andando in calore o è stata già sterilizzata? Non c'è più. È sparita la signora. Pronto? No, la signora non c'è più. Beh, comunque potrebbe anche essere vicino al periodo del calore, quindi tendono effettivamente a eliminare più urina, oppure perché anche tendono un po' a marcare il territorio, quindi sempre lei torna discorso a casa e deve un pochettino dire qua sono io, un po' come il coniglio di prima, diciamo, no? C'è una telefonata, pronto? Pronto? Prego, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, io telefonavo per una cosa, io sono una signora che ha bisogno con parecchio di infiltrazioni al coccige, se non che bisogna pagarle 200 euro per 5 infiltrazioni. Cosa devo fare? Anche perché la mia pensione è di 500 euro. Non c'entra niente, perché la dottoressa Sorini è una veterinaria. Ah, mi dispiace, ho sbagliato trasmissione. Deve, dunque, vediamo con i propri venerdì. Grazie. Venerdì c'è il medico, insomma. Ormai è anche un po'. Anche, però, insomma, sono sempre problematiche. C'è un'altra telefonata subito. Pronto? No, vediamo se riusciamo a recuperare. Oggi con le telefonate è un po' un problema, soprattutto per questa storia. Vabbè, ormai mi ripeto. Facciamo così allora, chiudiamo le telefonate ed affrontiamo adesso, visto che siamo anche in chiusura, un argomento abbastanza importante, abbastanza, come dire, visibile, diciamo così. Si parla molto di cinghiali, no? in questo periodo, anche perché ci sono stati dei fatti di cronaca anche in altre città. Si parla meno, però è un problema che a Trieste è abbastanza sotto gli occhi di tutti. C'è una sorta, chiamiamola così, di invadenza anche per quanto concerne i gabbiani. I gabbiani ormai non fanno più il gabbiano, non mangiano più pesce, ma utilizzano, a parte le discariche, i bidoni,
ma principalmente le zone dove viene dato da mangiare alle colonie feline. Trieste ha un regolamento ottimo che tutela le colonie feline in modo particolare, però i gabbiani hanno approfittato di questa situazione, quindi tante volte proprio mandano via i gatti, si vedono i gatti che se ne vanno via e lasciano il cibo al gabbiano. So che anche tante persone che hanno il patentino, sono autorizzate per dare da mangiare ai gatti di colonia, hanno dei grossi problemi perché si vedono costretti a dover dare da mangiare anche ai gabbiani affinché riescano a mangiare i gatti, e quindi è tutto il gatto che si mangia la coda, è una catena per cui non se ne riesce a venire fuori. Perlomeno quelli che le persone comuni che non si occupano di colonie feline, sarebbe meglio che proprio non dessero mai da mangiare ai gabbiani, perché loro hanno una grande memoria, sono molto svegli, si ricordano, prendono di riferimento vari punti della città, sanno benissimo ritornarci, hanno una bella mappa mentale, e per cui tornano, basta da mangiare una volta e dopo loro aspettano. C'è uno che manda l'allarme, arrivano tutti gli altri, specie in questo periodo che ci sono i piccoli che crescono, e quindi insegnano loro dove andare a mangiare, come procacciarsi il cibo. Quindi anche in questo caso astenersi dal dar loro da mangiare. Sì, gli animali selvatici non devono essere alimentati, quindi anche i gabbiani. Ok, allora dottoressa, io la ringrazio per essere stata nostra ospite. Se crede, ci vedremo ancora più avanti, perché l'argomento della cura degli animali, soprattutto per una città come Trieste, che lo vediamo anche dalle telefonate, è sempre attenta a queste problematiche, è un argomento di cui del quale c'è sempre bisogno di parlare. La dottoressa Elena Sorini è veterinario comportamentale. Allora, noi ci vediamo alle 13.20 per il telegiornale dell'edizione meridiana e alle 19.30 per il telegiornale della sera. Trieste in diretta torna questo pomeriggio alle ore 19, Sveglia Trieste torna domani alle 7, per quanto riguarda invece l'appuntamento dalle 9 alle 9.30, domani parleremo, è il giorno in cui si parla di medicina, e domani parleremo soprattutto di problematiche collegate alla dermatologia. Buona giornata a tutti, arrivederci. Arrivederci.